Di Berna, Altinier, Bandeli, Braulin, Cagliari, Ciotta, Collini, Cosma, Del Sordi, Fasiolo, Seri, Ferrari, Gabrielcic, c'era. Ah, assente. Gaggioli, Gentile, Assec, assente. Corsic, Macchitella, Marat, Mollica, Obizzi, Oretti, Peterin, Picariello, Picco, Piscopo, Portelli, Roldo, Romano presente, Rossi, Sartori, Stasi, Tomani, Tomasella, Assec entra, Roldo, Traini, Tucci, Turco, Turri, Zanella, Zorzenon, Zotti, ok, il numero legale c'è, ho fatto Rio Ventà, già segnati. Buonasera a tutti, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire questa seduta in prima convocazione. Benvenuto al pubblico, a chi ci guarda da casa e a tutto il consiglio. Ho due comunicazioni a inizio di seduta che già ieri il consigliere Portelli ha anticipato, oggi non c'è, ma dopo gli verranno comunicate, in merito a due prelevamenti del fondo di riserva, il numero 3G del 5 settembre, e riguarda, vi leggo la parte salente, allora... Ritenuto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva per 16.000 euro e pertanto di incrementare lo stanziamento del bilancio 2019-2021, esercizio 2019 in termini di competenza e cassa, dato atto che a seguito del prelevamento in oggetto lo stanziamento risultante del fondo di riserva sarà pari a 44.002,30. Quindi delibera di prelevare dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio di previsione corrente,
l'importo di 16.000 euro ed incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa. Non vi ho letto le motivazioni, sì, volevo leggervi le motivazioni, vista la nota dell'avvocatura comunale conservata agli atti relativa alla necessità di 16.000 euro per l'assegnazione di 2 incarichi esterni per la costituzione di parte civile dell'ente nel procedimento penale numero relativo all'incendio della scuola media Perco di Lucinico e nel procedimento penale numero relativo alla contestazione di alcuni episodi di alterazione del sistema delle presenze nei confronti di 2 dipendenti per i quali il comune, quale parte offesa dai reati, ha ricevuto gli avvisi dell'udienza preliminare fissata in ottobre. Questa è una. E la seconda, la numero 4G del 9 di settembre. Vista la richiesta del servizio attività educative scolastiche conservate agli atti relativa alle seguenti necessità: incremento di 1.200 euro per l'anno 2019 e 12.000 euro per l'anno 2020 per garantire l'estensione del contratto del trasporto scolastico e di conseguenza un potenziamento del servizio di trasporto alunni nella tratta scuola-palestra a seguito dell'aumento delle classi alla scuola media Ascoli, incremento di 24.100 per l'anno 2019 e 12.000 per l'anno 2020 per garantire il trasporto scolastico gratuito degli alunni che ne faranno richiesta nella scuola primaria Frinta di via Codelli, alla sede scolastica di via Gramsci, a seguito delle intervenute necessità indifferibili che hanno comportato l'anticipazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Frinta di via Codelli, come deliberazione giuntale numero 232 del 5 settembre 2019. È ritenuto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva per 25.300 per l'anno corrente e 24.000 per l'anno 2020. Dato atto che a seguito del prelevamento in oggetto lo stanziamento risultante dal fondo di riserva sarà pari a 18.702,30 per l'anno corrente e 49.296,94 per l'anno 2020, quindi delibera di prelevare dal fondo di riserva scritto nel bilancio di previsione corrente l'importo di 25.300 per l'anno 2019 e di 24.000 per l'anno 2020. Se ci sono domande tecniche in merito, e la dirigente può rispondere, prego consigliere Piscopo. No, se mi può meglio magari la dirigente chiarire, il primo prelievo che è stato fatto dal fondo di riserva riguarda la costituzione di parte civile per la Perco e per quanto riguarda l'incendio, quindi il comune, se ho capito bene, si costituisce parte civile in quel caso, e l'altra cosa non ho capito bene, i 2 dipendenti, magari si mi può dire a proposito di che. E poi una domanda, perché diamo un incarico esterno invece di potersi far assistere dall'avvocato del comune? Grazie, Zotti prego. Ma cari colleghi, io da anni lamento il fatto che il comune di Gorizia ha perso i scuolabus. Io vorrei sapere dall'assessore De Sordi. Non è un'interrogazione. No, non è un'interrogazione. Ci sono interventi tecnici. Chiedo cosa ci costerà a fine giostra il discorso che da Lucinico i bambini sono stati portati in altre scuole, no? Quando noi avevamo 3 bei scuolabus. Sì, non c'entra niente con il prelevamento dal fondo di riserva. Sì, perché hai prelevato per pagare le corriere che vanno a portare. No. La gente in palestra, sono mica scemo, no? Hai parlato di corriere e trasporti di gente che va in palestra, in piscina, o sbaglio? Non so. No. Allora perché hai prelevato quei soldi? Fammi capire di nuovo, scusami. Io ho capito che era per il discorso del costo del trasporto, delle palestre, di questo e quell'altro. Bene. Forse ho capito male. Comunque, okay. Per capirci, vorrei sapere solo di trasporti cosa abbiamo speso, il problema di Lucinico e poi anche sul discorso dei 2 dipendenti di capire un po' meglio, grazie. Grazie, bene, se non ci sono altri interventi risponde l'assessore Bizzi, prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il primo prelievo dal fondo di riserva di 16.000 euro, si tratta di 2 incarichi che sono stati dati a 2 avvocati esterni. E per quanto riguarda la costituzione di parte civile del Comune di Gorizia, in 2 procedimenti penali, anche questi distinti, uno relativo alla scuola Perco, uno invece relativo per quanto riguarda il fatto che alcuni dipendenti avrebbero timbrato il cartellino in maniera non regolare, quindi si tratta di fatti che riguardano poi comportamenti dipendenti del Comune di Gorizia.
è stato conferito l'incarico a questi due distinti avvocati e sulla base di questo specificare, i preventivi si riferiscono a tutta la fase processuale, perché in questo caso entrambi i procedimenti prevedono prima un'udienza preliminare e poi eventualmente un giudizio ordinario, quindi un dibattimento vero e proprio, e quindi questo è il preventivo per tutta la fase, qualora dovesse culminare in un procedimento completo, qualora chiaramente dovesse terminare prima per una serie di ragioni, quali scelte di riti alternativi da parte degli imputati, chiaramente i costi si ridurranno. E perché no all'avvocato interno? Perché si tratta di una questione di avere competenze specifiche in materia penale, perché la questione di parte civile è una cosa molto delicata e richiede anche una conoscenza della procedura penale molto approfondita. Il nostro dirigente avvocato interno, avvocato Piccoli, ha invece una competenza specifica per quanto riguarda soprattutto diritto amministrativo e processuale amministrativo, chiaramente anche in parte civile. Però per quanto riguarda la parte penale abbiamo ritenuto preferibile affidare l'incarico a delle competenze esterne che operano nel settore penale già da parecchi anni, che hanno anche comunque una certa riconoscimento della loro competenza, e quindi in questo senso abbiamo ritenuto preferibile affidarci a un avvocato esterno. Grazie. Consigliere, sì, grazie Presidente. Io intervengo in merito a questo prelevamento del fondo riserva, che come mi è dato di capire riguarda anche delle spese sostenute per l'affidamento all'esterno di due legali, come ha detto adesso l'assessore, in una causa in cui vede il comune parte lesa da parte di due dipendenti. Allora io leggo normalmente abbastanza con attenzione i giornali e non mi risulta che questa sia una notizia che sia uscita, mi rivolgo chiaramente anche all'assessore personale. Io non ho memoria di un caso del genere dato alla stampa. Allora, con molta franchezza, io difendo i dipendenti del Comune di Gorizia. E li difendo perché una notizia di questo genere, che poi si palesa dopo un prelevamento dal fondo di riserva, è logico che mette in cattiva luce gli altri dipendenti del Comune di Gorizia. Allora, io dico, onestamente, un'amministrazione, quando succedono queste cose, a tutela e a difesa degli altri dipendenti, del 99,99999 dei dipendenti, deve rendere nota questa notizia. Allora, io mi chiedo come mai questa notizia non sia uscita prima. Io leggo abbastanza spesso le delibere di giunta, leggo le termine dirigenziali e dico che questo è un aspetto che mi lascia molto dispiaciuto. Ma me lo sia dispiaciuto nei confronti dei tanti dipendenti di questo comune che dalla mattina alle 8 fino all'orario di servizio, tante volte molto, ma molto, molto, molto di più, danno veramente anima e corpo per loro. Allora, nel momento, sì Presidente, hai ragione, però nel momento in cui ci sono delle persone che sono in questo momento già davanti a un giudice, io invito l'amministrazione, invito l'assessore personale, logicamente, a rendere noti questi fatti, ma a tutela degli altri dipendenti, perché sennò il discorso non sta più. Noi non possiamo saperlo solamente tramite una riserva al fondo bilancio, peraltro secondo me è discutibile anche per il palesamento verso l'esterno dell'affidamento di un incarico per la difesa dell'ente. Grazie. Grazie. Prego, consigliere. Sì, all'assessore. Noi quindi abbiamo dato l'incarico a due legali esterni per portare avanti una richiesta di danni, immagino. Però non prenderemo mai questi soldi, perché i due ragazzini sono minorenni, no? Mi sembra e penso, e quindi questi soldi non li prenderemo mai. Però abbiamo dovuto per forza tutelarci per il seguito, però non verremo mai rimborsati, vero avvocato, collega? Attendo una risposta, grazie. Prego, assessore, e poi ci diamo la discussione. Vede, il problema è proprio questo: se uno non conosce il diritto penale, la procedura penale, queste cose non le sa. Di fronte ai minori non si può costituirsi parte civile, perché competenza sarebbe il tribunale per i minori e lì è vietata la costituzione parte civile. Quindi se ci costituiamo parte civile vuol dire che l'imputato non è minore. Quindi le ho risposto.
Bene, proseguiamo. Apro il primo punto all'ordine del giorno. Azienda speciale farmaceutica di Gorizia, approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2018. Do il benvenuto e chiedo di accomodarsi al presidente, il dottor Isoldi, la direttrice, dottoressa Pagano, e l'auditore dei conti, il dottor Catano. Prego. Procederemo come le volte precedenti, cioè illustrerà la delibera l'assessore Bizzi, poi lasceremo la parola a componente della farmacia e poi procederemo con le domande tecniche, un giro di domande tecniche di 3-5 minuti, poi congederemo presidente, direttrice e revisore. Bene, prego assessore. Sì, grazie, di nuovo buonasera a tutti. Allora ringrazio il presidente, la direttrice e il consulente delle farmacie per essere venuti qui stasera per illustrarci quello che è il bilancio consuntivo del 2018. Quindi ci riferiamo al bilancio al 31/12/2018, quindi quello che è accaduto l'anno scorso come anno solare. Per quello così che io volevo anticipare molto brevemente, poi chiaramente lascio la parola a loro, e le novità, o comunque quelle che sono forse le cose più importanti, più rilevanti, si tratta di questo. Da un lato abbiamo, rispetto al preventivo del sempre del 2018 e anche facendo un raffronto col consuntivo del 2017, un calo del valore della produzione, perché siamo passati a 2.485.797 euro, a fronte di un preventivo che era di circa 100.000 euro superiore, però al contempo, quindi, oltre ad aver diminuito in parte questo valore della produzione, abbiamo anche, l'azienda farmaceutica di molto ridotto, quelle che sono anche le spese. I costi della produzione infatti sono passati da quello che il preventivo prevedeva in 2.319.802 a 2.111.421 euro, quindi tradotto sono circa 208.000 euro in meno di costi della produzione, quindi a fronte di un valore ridotto di 100.000 euro abbiamo una riduzione dei costi pro pari a 200.000 euro. Quindi la differenza, quello che poi ci interessa ai fini pratici, la differenza tra il valore e costi della produzione si assesta a 375.000 euro circa. A questo importo poi vanno dedotti poi quelli che sono i proventi non finanziari per circa 8.000 euro e a questo punto ci troviamo quindi con 382.000 euro al quale vanno applicate poi le imposte sui redditi, quelli d'esercizio. Quindi abbiamo altri 110.000 euro di imposte e arriviamo quindi all'utile d'esercizio per il valore finale a 271.000 euro di utile d'esercizio. Questo utile d'esercizio è leggermente inferiore a quello dell'anno precedente che era di circa 15.000 euro maggiore, però al contempo è molto superiore a quello che era il preventivo per il 2018 che questo Consiglio Comunale ha approvato e che era pari a 206.000 euro. Quindi l'utile esercizio rispetto al preventivo è superiore di ben 65.000 euro e quindi da questo punto di vista sicuramente il risultato da un punto di vista veramente economico e finanziario è estremamente positivo. Di questo utile d'esercizio, concludo con questo, la proposta che ci fa poi il Consiglio di Amministrazione è di destinare una parte pari a 205.000 euro, a 206.000 euro, 463 al Comune di Gorizia, quindi questi utili vengono incamerati al Comune di Gorizia, mentre la restante parte pari a 65.212 euro, al fondo di nuovi impianti, sviluppo e investimenti che serve per i costi e le spese di ristrutturazione della farmacia di Sant'Anna. Quindi una parte viene proposta per accantonarla per i lavori necessari per sistemare la farmacia di Sant'Anna, mentre l'altra parte come utili che entrano quindi nel bilancio comunale, quindi 206.000 euro che entrano nel bilancio comunale. Io a questo punto passo la parola al Presidente e poi alla Direttrice, grazie. Buonasera a tutti, grazie Assessore. Per quanto riguarda i meri numeri, diciamo, ha già spiegato l'Assessore Bizzi, la cosa che più risalta appunto è l'utile d'esercizio che è in linea con gli anni precedenti ed è ben superiore al provvisionale approvato da questo consiglio. Mi preme dire che ovviamente questa gestione è virtuosa, è merito di questa gestione e della gestione precedente del mio predecessore, il dottor Del Bianco, e della direttrice, dottoressa Pagano, qui accanto a me,
che nonostante un, appunto, una lieve flessione del fatturato dovuta a un fisiologico calo delle vendite che se avete avuto modo di leggere insomma la documentazione che abbiamo allegato, si rifà un po' a quello che è il trend a livello nazionale. Grazie alla gestione oculata in primis della direttrice del precedente presidente e in generale del consiglio di amministrazione, si è comunque riuscito a contenere i costi, nonostante sia stato un anno comunque denso di avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione. Cito così a titolo esemplificativo la gara per l'aggiudicazione della fornitura di farmaci, la gara per l'aggiudicazione della consulenza amministrativa, fiscale e dell'amministrazione personale, e a questo proposito passerò poi la parola al dottor Catano che vi darà i numeri se avete bisogno del bilancio. E l'aumento del personale che ha portato all'assunzione di due farmacisti a tempo indeterminato a fine anno. Tutto questo non ha comunque inficiato la possibilità di iniziative gratuite per l'utenza. Cito consulenze dedicate, screening, è stato portato un vademecum delle iniziative delle due farmacie, l'aggiornamento della pagina Facebook dell'azienda e del sito dove diciamo, tendenzialmente si cerca di aggiornare il più possibile per rendere partecipe l'utenza di ogni iniziativa che possa essere insomma cavalcata insomma dalla nostra clientela. A questo proposito, parlando prima di rinforzamento della pianta organica dell'azienda, mi premeva dire che, visto che ci siamo, so che non è materia di oggi, ma ci siamo in contratti a maggio per l'approvazione e la discussione del bilancio di previsione, mi ero preso l'impegno di rinforzare il personale anche sulla base di una riflessione che avevo già fatto, ma che è stata rafforzata ulteriormente da vostri interventi, e col 1 settembre abbiamo in organico a Sant'Anna una nuova farmacista a tempo indeterminato full time, che questo permetterà una gestione in primis permetterà compensare la banca ore che è stata accumulata, permetterà una rotazione tale da poter garantire ferie adeguate a tutti e in generale anche organizzare meglio il lavoro anche di quello con rafforzando e valorizzando la professionalità e il percorso formativo di chi ha bisogno organico, senza entrare nei particolari, però abbiamo comunque assunto una farmacista lo scorso anno che è nutrizionista, quindi se di fatto può essere sgravata dall'impegno al banco, potrà organizzare, potremmo organizzare maggiori giornate dedicate, iniziative, questo è solo un esempio, voglio dire, no? Però mi premeva dirlo, visto che mi ero preso l'impegno e l'abbiamo fatto, insomma, quindi adesso possiamo concentrarci sugli step successivi, che sono appunto la ristrutturazione della farmacia di Sant'Anna, per la quale, come diceva l'assessore, abbiamo destinato gli utili extra rispetto al bilancio di previsione dello scorso anno. Cosa che ci impegnerà e ci occuperà ulteriormente è anche la sostituzione della direttrice qui al mio fianco, insomma, che sì, sarà una grave perdita, però insomma, lei ha già dato, come dimostrano gli ottimi risultati della precedente gestione. Vuoi fare tu? Ti lascio la parola a dire un commento. Buonasera a tutti. Sì? Ecco.
Buonasera a tutti, io volevo semplicemente completare quanto ha detto il Presidente per quanto riguarda la flessione degli utili. Diciamo che tutte le altre farmacie si sono allineate al nostro sistema di gestione, per cui non hanno chiuso per ferie e hanno tenuto aperto il lunedì, e questo ha creato chiaramente un scompenso e una variazione nelle entrate delle due farmacie. E per quanto riguarda il discorso di quello che abbiamo fatto durante l'anno, volevo aggiungere che abbiamo installato due distributori, sia a Sant'Anna che a Sant'Andrea, che sono più grandi, sono distributori esterni e quindi sono dotati di maggiori merci che possono essere vendute quando le farmacie sono chiuse. E, inoltre volevo aggiungere che abbiamo comunque creato per la nostra clientela delle borse della Sesa in tela di cotone che regaliamo gratuitamente, sono contrassegnate col logo dell'azienda speciale farmaceutica. Ci siamo impegnati a svolgere numerose campagne promozionali con scontistiche su prodotti di largo consumo e in molti casi legati alle carte fedeltà che sono appunto distribuite gratuitamente a tutti i clienti delle farmacie comunali. Mi premeva ringraziare, che non c'è, il dottor Del Bianco che ci ha supportato e sostenuto in tutto questo grosso lavoro che è stato fatto durante il 2018 e che ha permesso comunque di raggiungere un risultato più che positivo. Grazie. Grazie, non so se c'è un intervento anche del dottor Catano. Bene, allora vi ringrazio. Allora apriamo gli interventi tecnici, domande tecniche di 3 minuti, prego. Sì, questa è una domanda tecnica, io ne approfitto per questo primo intervento dove mi dovrò assentare per un breve periodo. Innanzitutto per ringraziare la direttrice, e giunge anche a puntino poi alla fine dell'intervento del Presidente che ha ringraziato doverosamente la direttrice, lo faccio anche io, lo faccio sicuramente anche a nome del gruppo di Forza Italia. Nel contesto dico che durante la discussione di questa delibera in commissione io ho posto una domanda all'assessore, l'assessore mi ha risposto per le vie brevi quest'oggi, la domanda nello specifico era, non so se mi ascolta il sindaco, mi metto in posa magari, ok. Sì, perché se si mette così sicuramente mi guardi. Quindi dicevo, se il direttore, la direttrice ha avuto degli ottimi risultati, per contro anche la situazione degli emolumenti che prende la direttrice mi risulta una cosa assolutamente difficile da portare avanti. L'assessore mi ha detto che la direttrice, che è già dipendente delle nostre farmacie comunali, per svolgere delle funzioni o comunque un qualsiasi altro direttore percepirebbe un rimborso spese, come volete chiamarlo, non lo so, il pagamento del telefono mensile di 300 euro lordi al mese. 300 euro lordi al mese. Beh, io penso che innanzitutto va doppiamente il grazie alla direttrice per aver svolto con queste funzioni, e penso che su questo aspetto dobbiamo interrogarci, perché se vogliamo far funzionare come sono funzionate le farmacie comunali, in futuro io penso che sarà da rivedere questo compenso, che indubbiamente nel 2019, mi diceva peraltro l'assessore che sono ferme da tantissimi anni questo appannaggio, probabilmente sono diventati da lire a euro sicuramente, ecco, io invito l'amministrazione pro futuro logicamente a rivedere quelli che possono essere gli appannaggi. Grazie. Grazie, prego consigliere Portelli. Boh, se può spegnere e riaccendere gentilmente consigliere Traini, le chiedo io gentilmente, è riacceso? Consigliere Traini si riaccende dopo, così riprenota se vuole consigliere Portelli. Prego consigliera Corsic. Ah, grazie, saluto tutti, la direttrice, il presidente. Io vorrei fare alcune domande, intanto al presidente volevo sapere cosa intendeva per fisiologico calo delle vendite
che non ho capito bene cosa vuol dire, in che senso, a cosa viene riferito. Poi la posizione della dottoressa, della direttrice, che ultimamente era scritto, non era scritto direttore facente funzione, allora io ho fatto la richiesta perché e come, così da quello che ho capito ha dato le dimissioni la dottoressa, noi non sapevamo nulla, mi sembra un po' strano, ecco, che il nostro consiglio, che a cui sta molto a cuore la farmacia, siamo poco informati su certe cose. Su questo volevo qualche informazione, se sono stata così. E poi se la direttrice ha ripreso il posto, oppure se in questo periodo, da quando ci siamo visti l'ultima volta qui preventivo, fino adesso che funzione, come ha svolto le funzioni, sì, se è stata retribuita come con quello, mi collego a quello che ha detto Gentile, mi sembra poco per la responsabilità che ha, il mio parere, ecco, poi perché i lavori di solito direttore si fanno oltre il lavoro, oltre gli orari aperti al pubblico, anche perché penso che il personale era abbastanza scarso, cioè il personale è stato aumentato verso in dicembre o quando no. Questo volevo sapere, poi volevo qualche notizia su questa, se ho ben capito, di un'altra farmacista nutrizionista, ho capito bene? Non so, questa voce non ho letto, non ho visto nessun bando riguardo a questa, o è una farmacista tra quelle che hanno fatto il concorso, è stata presa da lì, oppure è stata scelta secondo le necessità fuori. E poi ribadisco sempre che mi dispiace molto che non c'è una persona che sappia lo sloveno, perché lì è molto, è carente anche da parte delle persone che frequentano la farmacia, e questo senz'altro diminuisce anche l'introito, secondo me. Grazie. Grazie, prego consigliere Izzotti. Bene. Non voglio fare l'elenco di tutti i miei sogni, che sono 20 anni che vi chiedo, me li sapete già a memoria, probabilmente faremo un ordine del giorno io e il mio collega, in maniera che impegneremo i dirigenti a pensare un po' ai giovani e agli anziani. Allora, volevo solo dire, abbiamo parlato di, intanto, rispetto all'anno precedente abbiamo perso 15.109 euro, quindi è un risultato che voi dite normale, perché anche le altre farmacie hanno perso dei soldi, invece a me mi preoccupa. Probabilmente anche il problema che parlava prima la mia collega, che a Sant'Andrea, a Sandres, non c'è nessuno che parla sloveno, può darsi che magari i sloveni vanno a Savoldia, perché giustamente magari si trovano meglio a parlare con la propria lingua. Però questa è un'ipotesi. Volevo chiedere una domanda tecnica. Nel 2017 quanti dipendenti c'erano e quanti erano nel 2018? Perché da quello che ho capito dalle carte abbiamo incassato meno, abbiamo guadagnato di più e abbiamo risparmiato nelle spese dei dipendenti. Quindi vuol dire che tutto questo sacrificio è stato fatto da quei poveri dipendenti che hanno dovuto fare i salti mortali per poter tirare avanti la baracca. Adesso mi viene a dire che lei ha assunto due, ma queste spese verranno nel 2019, quindi in teoria il miracolo hanno fatto i dipendenti, da quello che capisco. Poi trovo ridicolo, come sempre, che non si è spesa una lira per i giovani, ho chiesto anche un libretto per gli anziani, perché voi dovete pensare che la città di Gorizia e dintorni, tutti gli anziani non hanno il computer, quindi se uno vuole sapere farmacie, questo e quell'altro, sarebbe, comandi? Un libretto? Io non l'ho mai visto. Sempre. Non lo so. Io non l'ho visto. Tante volte vengo a prendere anche preservativi, ma...
Gentilmente. È la verità. Tante volte vengo, non ho visto. Proseguo con le domande. Consigliere, vado avanti con le domande tecniche. Grazie. Consiglieri, grazie. Vorrei sapere dove sono messi questi libretti all'entrata. Devo comprarmi un paio di occhiali allora, mi scuso. Bene, poi torno a ripetere, 200.000 abbondanti vanno nella cassa del comune, che secondo me non hanno bisogno. E voglio ricordare sempre che quel sito di Sant'Andrea non è proprio il top, perché il posteggio non è proprio tanto comodo, anche perché qualcuno posteggia che abita lì, insomma, l'uscita è molto pericolosa. Sono da anni che dico, compriamo uno stabile, coi soldi che paghiamo l'affitto si fa un bel mutuo, ma nessuno mi ascolta, e avanti così. Diciamo che come domande tecniche avrei quasi finito, a parte il discorso che come sempre paghiamo 110.000 euro di tasse, che è vergognoso, grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Portelli. Buonasera alla direttrice, al presidente e al rappresentante insomma della farmacia. In commissione avevamo fatto delle domande all'assessore, poi avevamo capito in fondo che siccome oggi eravate ospiti era il caso di farle direttamente a voi. E ho letto con particolare interesse, ho apprezzato in particolare la relazione della direttrice, che ha formulato alcune analisi di scenario, diciamo così, sulle quali le chiedo, tanto se intende informare tutti i consiglieri, anche quelli che non leggono gli allegati, e le considerazioni che lei fa sulla modifica, diciamo, del mercato che è venuta e si è intensificata in particolare negli ultimi 2 anni, ci dà, per così dire, come consiglio comunale, e questa è la domanda, il pallino di dare degli indirizzi per pensare in modo diverso l'attività, e quindi mi rivolgo anche al Presidente, allargare la filiera verso, diciamo, in verticale verso i fornitori, o allargare il bacino creando alleanze con altre farmacie. Cioè, quindi è possibile e opportuno che questa azienda, nata ormai 30 anni fa, non ricordo bene quanto, dopo andrò a vedere lo statuto, cominci a ragionare in modo diverso e magari guardare verso la sinistra di Gionzo, visto che c'è una struttura gestita in modo diverso, però c'è una struttura comunale, o verso altri territori, o mi dica lei che tipo di input ci dà e ci informa come consiglio comunale, visto che poi siamo quelli che anno per anno diamo gli indirizzi a voi. Do atto al Presidente che ha applicato l'indirizzo che avevamo dato un anno fa, quello di stabilizzare le assunzioni, è un indirizzo che ha votato questo Consiglio Comunale, ma che invece il Consiglio Comunale precedente non volle. Cioè, questa è una novità, è un nuovo indirizzo che è nato in questa consigliatura, quello di stabilizzare i dipendenti. Mentre l'assessore che ha preceduto, l'assessore Obizzi, si vantava invece di aver dato indirizzi verso il favore del precariato. L'impostazione della giunta precedente anche riguardo ai dipendenti comunali è sempre stata quella di ridurre i dipendenti comunali, riducendo e facendo arretrare i servizi. In questo caso guardo la giunta e ho visto che hanno cambiato su indirizzo del consiglio, perché è una cosa che è nata con un accordo bipartisan votato in aula. Vi chiedo quindi se siamo all'approvazione del rendiconto, siamo a settembre. Chiaro che questo rendiconto si chiudeva il 31/12/2018, sono passati altri 9 mesi, il mercato magari sarà andato nella direzione in cui voi evidenziavate, se ci date delle informazioni su questo, perché credo sia importante e credo sia l'unico momento in cui noi possiamo ascoltare questa voce. Grazie consigliere. Altri interventi tecnici? Bene, non ci sono altri interventi tecnici, quindi prego per le risposte se volete. Allora, rispondo alla consigliera Kostic,
Per quanto riguarda l'analisi del trend leggermente in calo a livello nazionale, noi ci siamo basati nella redazione del bilancio facendo un raffronto in primis sull'andamento nazionale della vendita dei farmaci e quindi da qui nasce la mia affermazione, in quanto rispetto al 2017 c'è un 5,2% in calo a livello nazionale, che poi è collegato a una riduzione dello 0,8% del numero delle ricette, no? Quindi è legato a questo il mio ragionamento. Noi siamo partiti dal trend a livello nazionale per poi fare un'analisi a livello locale. Per quanto riguarda il personale, è la dottoressa nutrizionista, la farmacista nutrizionista, lei è una delle due persone assunte lo scorso anno, quindi dalla precedente gestione. Non è stata assunta perché è nutrizionista, però quello che volevo spiegare prima è che avendo adesso un organico, una persona in più, e quindi potendosi gestire meglio il lavoro ordinario, si può pensare di attivare delle iniziative extra valorizzando la professionalità delle persone in organico, e quindi mi è venuto in mente la professionalità di questa farmacista che è nutrizionista, quindi diciamo iniziativa tema legate a questo particolare percorso formativo che è proprio della dottoressa Cosenza. La nuova assunta, la dottoressa Chiara Vincoletto, è stata assunta seguendo la graduatoria dello scorso anno, perché avevamo possibilità di la graduatoria era aperta ancora per 3 anni, quindi avevamo possibilità di attingere direttamente dalla graduatoria, questo anche per velocizzare, uno perché formalmente avevamo possibilità e due per velocizzare l'aumento dell'organico, visto anche effettivamente gli sforzi profusi nel corso degli ultimi anni da parte del personale dipendente. Per quanto riguarda la conoscenza della slovena, noi abbiamo in organico la dottoressa Rinelli che lavora su entrambe le strutture, al momento solo a Sant'Andrea, però che insomma, in passato ha lavorato anche a Sant'Anna, principalmente insomma il rapporto con la clientela Sant'Andrea è buono, probabilmente dovuto anche al fatto che c'è lei che parla lo sloveno, quindi non abbiamo avuto, mi diceva adesso la direttrice che anche lei parla lo sloveno, quindi comunque in organico su 4 persone 2 parlano lo sloveno, quindi mi sembra che sì, che non ci siano particolari problemi da questo punto di vista, insomma. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Zotti, ovviamente il fatturato è dovuto al lavoro del personale, ci mancherebbe. Nel 2017 in organico erano 7 persone, a fine 2018 è stata rafforzata la pianta organica con l'assunzione di altre 2 persone, che però andava a compensare la perdita di altri 2 precedenti dipendenti. Adesso sono 8, perché adesso da settembre è stata assunta una nuova persona, quindi adesso sono 8, 4 e 4, e direi che comunque come numero è sufficiente per, visto che facendo i salti mortali ovviamente è stato gestito in maniera ottimale prima, con una persona in più adesso si può un attimo organizzare meglio il lavoro, insomma, speriamo che l'aumento del costo del personale, che sarà fisiologico, venga compensato da un aumento del fatturato legato anche a un miglioramento dell'organizzazione del lavoro, insomma, non fosse altro perché una persona in più permette di lavorare meglio, ma lavorare anche di più. Quindi, per quanto riguarda il libretto, appunto la risposta alla direttrice e al consigliere Portelli, direi che per la visione del futuro potrà, visto che insomma, il suo intervento era legato alla relazione della direttrice, può rispondere alla dottoressa Pagano. Grazie, prego dottoressa. Sì,
per quanto riguarda i dati del 2018 anche a livello nazionale, diciamo che la politica è quella di contenimento della spesa sanitaria ed è dovuta fondamentalmente a una manovra di contenimento che riduce il numero delle ricette, perché i farmaci che sono ad alto costo vengono distribuiti dalle farmacie però per conto dell'ospedale. Praticamente non si ha più un rimborso del costo totale del farmaco, ma un quantitativo che è pari a 6,50 euro per ogni singola ricetta. E quindi si calcola che in futuro, chiaramente con l'emissione di nuovi farmaci, che sono quelli che sono usciti fuori negli ultimi anni e che quindi sono quelli che sono più costosi, tutti questi farmaci sicuramente verranno distribuiti direttamente, cioè non direttamente all'ospedale, però le farmacie distribuiranno per conto dell'ospedale, per cui sono semplicemente dei farmaci che transitano dalle farmacie, ma di cui le farmacie non sono proprietarie. Per quanto riguarda la nostra politica, è stata spostata ad avere una profondità di magazzino tale da riuscire a soddisfare le richieste dei nostri utenti, in modo da diciamo in qualche modo compensare la riduzione delle ricette, per cui tutto il parafarmaco, tutto quello che è acquistabile senza ricetta, ha creato, ha riempito in qualche modo il gap che è stato dato dalla riduzione dell'introito dovuto appunto al rimborso del sistema sanitario nazionale. Ecco. Bene, grazie. Quindi ora io congelerei i rappresentanti della farmacia. No. Bene. Consigliere? No. Consigliere, cerchi di rispettare. Allora, io ho fatto delle domande e non mi sono state risposte. Per cortesia, vuole delle risposte? Consigliere. Dopo risponderà. Risponderà l'assessore. Non può rispondere, perché non è il suo assessore. Cioè, ognuno è il suo mestiere. Se abbiamo qua una volta l'anno, almeno possiamo chiedere delle domande. So, che domande vuole fare? Allora, se mi dà il microfono... No, non andiamo il microfono. Prego, che domande sono andate a posto? Allora, io avevo chiesto, sul discorso della direttrice e anche della mia collega, come mai aveva deciso di non fare più la direttrice. Ha ragione. Come si permette? Saranno scelte anche personali, no? Gentilmente, consigliere. Poteva almeno spiegare un po' la situazione. Ma... non si può chiedere, vai. Poi volevo aggiungere il discorso anche che prima si è parlato proprio della problematica di Santa Maria, che la maggior parte degli anziani parla in sloveno. Se si poteva avere uno specchietto per sapere se il fatturato di Sant'Andrea rispetto all'anno precedente è calato o è aumentato, perché da lì si capiva se c'era il problema della lingua slovena. Scusi, nel 2019 è aumentato. Bene, e comunque sì, il problema dello sloveno gliel'abbiamo detto, no? Cioè abbiamo la collega che parla, che è madrelingua, che parla lo sloveno. Ma 20 ore la mattina, sarà una mattina come il turno. Sì, per le altre ci sono io, no? Che compenso, grazie. E poi volevo capire una cosa, se la casa di riposo di Gorizia... No, questa non è una domanda, mi dispiace, non è una domanda. E non c'è una giunta. Bene, quindi ringrazio il rappresentante delle farmacie, il presidente Isoldi, la direttrice Pagano e il consulente il dottor Pagano, e un ringraziamento speciale da parte di tutto il consiglio della dottoressa Pagano per il lavoro svolto. Da direttrice, grazie. Ora possiamo aprire la discussione, prego. Grazie. Buonasera, grazie. Prego, consigliere Donella, prego.
Sì, adesso uscendo, dopo l'intervento dell'ultimo del Presidente, che ha ribadito il numero delle assunzioni, insomma, che adesso sono in linea, anzi ce n'è di più, io ho ricordato quello che avevo già detto in un'altra occasione, di insomma, che c'era anche un magazziniere, ecco, questo sì, perché altrimenti si declassano un momento le dottoresse, i dottori, i farmacisti. Ecco, per quanto riguarda insomma, il mio intervento, volevo sapere, ma insomma mi rivolgo all'assessore ovviamente, la parte di 206.463, questo utile che viene reintrodotto nelle casse, viene messo nelle casse del comune, sarebbe importante avere un dettaglio, cioè sapere qualcosa di più di come verranno utilizzati, cioè non buttarli tutti insieme. D'altronde le nostre farmacie svolgono, bisogna dirlo, è un servizio, oserei dire sociale, anzi lo è sociale. Quindi questi utili che verranno destinati sicuramente a qualcosa di sociale, ma è bene che il consiglio insomma venga messo a conoscenza di dove andranno a finire. Grazie. Grazie consigliera, prego consigliere Zotti. Ma vede Presidente, io ritengo che queste persone sono nostri dipendenti, perché li paghiamo noi, e quindi io posso fare qualsiasi domanda al dipendente nostro. Perché se no loro non sono più nostri dipendenti, fanno le farmacie per conto loro, se la comprano. Ma sono personale, no? Sì, personale. Perché io voglio sapere perché non voglio più fare la direttrice. Posso saperlo? Magari. Boh, va bene, viva la democrazia. Però sapere se la casa di riposo si fornisce dalle farmacie comunali è una domanda che sicuramente il Presidente dovrà sapere a fare, o sbaglio? Non lo so, io penso che sia umano chiedere l'educazione, cioè l'educazione è rispondere a casa mia, invece purtroppo abbiamo visto che non c'è più neanche la democrazia, va bene? Bon, allora, comincio col mio intervento sulle farmacie. Allora, in primis, io non ce l'ho con nessuno, per l'amor di Dio, ma abbiamo visto che alla fin fine nel 2017 c'erano 7 dipendenti che facevano i miracoli, nel 2018 sono ancora i soliti 7 dipendenti che fanno ancora i miracoli, e nel 2019 finalmente hanno assunto uno in più, e da quello che ho capito non è né un dottore né un farmacista, ma è un magazziniere, è giusto o sbaglio? No? Boh, vabbè, d'accordo, comunque dai, uno in più è già qualcosa, è già un passo avanti, però naturalmente questo uno in più sicuramente ci costerà, e quindi alla fine qualcosa in meno avremo in cassa. Poi l'assessore Romano sicuramente mi sarà a rispondere se la casa di riposo di Lucinico si fornisce come pannolini, medicine, di tutto e di più alle nostre farmacie, perché sennò sarebbe veramente scandaloso. Vabbè, quindi aspetto anche questa risposta dall'assessore. Il discorso di Standret, io a Sant'Andrea più volte ho detto che non è un posto strategico, perché ha un posteggio misero, pericoloso, perché lì fanno manovre tra di loro e si schiantano proprio i clienti, perché è messa veramente male, e anche l'uscita per poter rientrare nel traffico, diciamo, ecco, io chiederei a questo punto qua di modificare l'uscita, di fare l'uscita per via Betti, in maniera che possiamo risolvere il problema del traffico. Sarebbe più comodo per entrare, sarebbe più comodo per uscire, meno pericoloso, perché io ci passo quotidianamente 7 ore al giorno lì davanti, vi posso garantire che ogni volta che la persona che esce dalla farmacia con la macchina o esce in retromarcia o esce col muso in mezzo alla strada è pericoloso, e lo dice anche la signora, la Marinca qua, che ha lavorato un po' di anni in questa farmacia. Quindi va modificato l'entrata, ecco. Non ho mai condiviso il fatto di pagare 2.000, 3.000 passa euro al mese, perché in 10 anni ci compriamo tutta la casa completa e possiamo fare anche una discoteca volendo là dentro, ecco, e quindi torno a ripetere. Io non so se tutte le parole che noi diciamo, perché sono da anni che ci lamentiamo di fare un libricino sulle malattie che si possono trasmettere sessualmente,
sui preservativi, magari non so, il venerdì e sabato al 50% ai poveri studenti, so, qualcuno ride sui preservativi. Poi alla fine, se andiamo a vedere, a parte che ancora oggi non ho mai avuto una risposta di quanti sieropositivi sono a Gorizia, forse l'assessore Romano lo sa, se sono aumentati rispetto agli ultimi 5 anni o sono aumentati o diminuiti. La Romana si chiude la testa, so? Perché come tutti i cittadini, quando ci sono i problemi vi girate dall'altra parte, perché l'altra sera eravamo io e Tico con un signore qua fuori, povero, che non sapeva dove dormire, e era in uno stato abbastanza, spero che si sia risolto questo problema, chiederò all'assessore anche questo. Tornando a noi, sul bilancio, prima accennavo proprio che abbiamo una riduzione di 15.000 euro, che per qualcuno sì, è normale, perché tutte le farmacie hanno avuto un calo e la gente non ha più soldi, la miseria è nera e compagnia bella. Io ritengo invece che la nostra azienda dovrebbe essere sempre in attivo, ogni anno sì, è in attivo, ma ogni anno migliorare. Perché? Perché i prodotti vengono sicuramente, cioè, vabbè, non bacchetta magica, scusa, il business è quella? Non so. E chiedo di mettersi d'accordo con la Lega, perché per l'amore di Dio, io ascolto anche il mio ex segretario, però comunque, vabbè, io la penso così, visto che abbiamo un nuovo manager, abbiamo ristrutturato la farmacia di Sant'Andrea, abbiamo un progetto di ristrutturare anche quella di Sant'Anna, che anche lì è un po' problematica, ma va bene lo stesso. Poi quello che io non concepisco è il discorso di pagare 110.000 euro 651 di tasse, perché sono soldi, vabbè, e io penso così, posso pensarla, è inutile che ride il Presidente. Ah, non rideva per me? Ho capito che stava ridendo per quello che stavo dicendo, la ringrazio. Perché questi soldi non restano qua a Gorizia, non restano in Friuli, ma vanno a Roma. Ecco, io a Roma non manderei niente, perché non si meritano niente, visto i giochi di potere che stanno facendo. Comandi? Salvini non mangia più, purtroppo, per quello non bisogna mandare i soldi a Roma. Ma torneremo al potere, non aver paura, caro Gagioli. Quindi, meno tasse, quindi pagando meno tasse, magari riducendo il costo di alcuni prodotti, che io sono da anni che vi dico, il latte per i bambini. Il latte per i bambini. Presidente, se deve ridere non ho capito perché sta ridendo. Ah, non ho capito. Beh, allora vada fuori a ridere. Sì, ma io te lo ripeterò. Tu avrai i capelli bianchi che io te li ripeterò sempre queste cose qua. Perché forse io sarò ancora qua, forse tu non ci sarai più. Nessun problema, consigliere. Però anche rispetto nei confronti di tutti, visto che sta ripetendo le stesse cose da mesi, mesi. È il mio lavoro. Mi hanno votato per portare le problematiche di potere. Ok, allora prosegua. E se non nascono più bambini, è anche colpa di questo. No, grazie a Dio, se non li usate, forse nascono più bambini, va bene. Però tornando a noi, cari signori, se voi basta che fate un passo oltre il confine, a parte che se certe medicine le vado a comprare anch'io in Slovenia, perché costano il 50% meno rispetto a quelle italiane, e questo qua è un problema che nessuno ha mai pensato. Il latte in polvere, basta andare in Slovenia. Se poi andate in Austria, America. Boh, però probabilmente ci lamenta sempre che questa città sta morendo, non si fanno più bambini. Meno male che vengono gli extracomunitari, perché sennò le nostre scuole si chiuderebbero, perché bisogna dire la verità, grazie a loro questa popolazione sta aumentando. Quindi il discorso dei pannolini è un altro problema grossissimo, però nessuno era partito del Sordi con i pannolini riciclabili, mi sembra, ed è tu quello che voleva fare in modo che si potevano lavare. Vorrei avere notizie anche di quello, se quel progetto è andato a buon fine, o se magari è stato solo uno spot pubblicitario e poi dopo è andato tutto in nulla. Ecco, e io quello che voglio ribadire, non so, devo fare un ordine del giorno, caro sindaco? Perché io ho il desiderio che si faccia qualcosa per i giovani. Cioè, non è ammissibile che nel 2010 non c'è nessuno, e anche nelle scuole, io penso che la professoressa Tucci me ne dà anche atto, non si parla poco di sesso nelle scuole, non si fa tanta educazione sessuale, non si fa una pubblicità, lo so, vabbè, io la penso così, cioè poi per l'amore di Dio, ognuno la pensa a modo suo. Io penso che un opuscolo dato alle superiori e forse anche in terza media, magari potrebbe aprire un po' gli occhi a questi giovani. Anche perché, torno a ripetere,
si sottovaluta spesso e volentieri certe cose, ma c'è stato un aumento di epatite virale, naturalmente i vaccini costano, io volevo vaccinarmi per il mio lavoro e mi hanno detto che non è il caso, non sono a rischio, ma io trasporto tossicodipendenti, trasporto tantissime persone che potrebbero essere infette, ma purtroppo non c'è nessun, in Italia si aspetta sempre un incidente, un qualcosa, allora poi si comincia a pensare di risolvere i problemi. Quindi quello che vi chiedo per l'ennesima volta, e non lo so sindaco, faccio un ordine del giorno, non lo dica lei, sì, perché a questo punto qua forse un pezzo di carta resterà nella storia e forse tra 200.000 anni qualcuno si ricorderà di questo pezzo di carta, di investire il 10% dell'utile delle farmacie in anche profilattici, io la penso così. Non so, degli libretti, degli opuscoli per spiegare prosegua. Certo, io batto sempre quella, batterò tutta la vita quella. Boh, vabbè, io ormai non te ne fa più. Ecco, morale della favola, dico che non è ammissibile appunto che questi 200.000, adesso non ho fatto proprio il conto, ma mi sembra più di 200.000 euro vanno nelle casse del comune. E anche lì sarebbe il caso, caro assessore Romano, che magari compriamo una sedia elettrica per la casa di riposo di Lucinico, facciamo, non so, sì, no scusate, una sedia, cioè una carrozzella elettrica, non so. No, ma siccome stanno già spendendo 50.000 euro, caro, stanno spendendo 50.000 euro per fare la cappella a Lucinico, no, che mi sembra veramente buttare via i soldi, perché il 99%... Il 99% degli anziani purtroppo che muoiono vanno in ospedale, perché gli ultimi giorni quando stanno male li portano in ospedale. Io non so, colgo l'occasione per chiedere quanti morti abbiamo negli ultimi 10 anni, quante persone sono morte in casa di riposo di Lucinico, perché vorrei sapere, perché da lì si capisce se il gioco vale la candela, perché spendere 50.000 euro per fare una struttura, una cappella, per me sono soldi sprecati. Poi vale a concludere, consigliere. Sì, ho capito. Se lei poi mi dice invece che muoiono 5 persone al mese, allora forse sarà il caso di pensare. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Portelli. Sì, mi spiace che non, effettivamente insomma la direttrice non abbia risposto, e quindi leggerò io quello che lei scriveva nella sua relazione che lei ha firmato. Allora, credo sia importante perché è proprio il contesto che è cambiato a riguardo il mercato delle farmacie e quindi ci interpella come consigliere comunale nel dare degli indirizzi. Allora, nelle conclusioni che lei è a pagina 2 della sua relazione, sue conclusioni, sì, spero che non si sia dimessa perché nessuno legge o segue quello che scrive, potrebbe anche essere, perché lei dice che queste cose sostanzialmente, queste annotazioni, questi spunti stavano già nel 2016, nel 2017, è solo che se poi nessuno la ascolta forse si dimette, e infatti si è dimessa. Allora, il contesto competitivo, lo dice, presenta minacce per la tenuta del sistema distributivo farmaceutico. Come si diceva prima, ci sono stati dei provvedimenti legislativi che hanno modificato quindi il decreto concorrenza, eccetera, poi in quello che diceva lei sulla spesa sanitaria ulteriormente. In pratica dice sta già producendo cambiamenti radicali negli assetti, nelle condizioni competitive del settore, inducendo processi di concentrazione nella filiera della distribuzione del farmaco, sia all'ingrosso che al dettaglio, e favorendo l'ingresso di player multinazionali con la possibile formazione di nuove catene di farmacie. Uno scenario che ripropone quanto già rilevato, dice lei, nelle precedenti relazioni al bilancio di esercizio 2016-2017 e che sfida l'attuale sistema distributivo, io aggiungo anche l'amministrazione comunale, sul piano della ricerca di maggiori economie di scala e sul piano della capacità manageriale. Con tali cambiamenti normativi, il futuro assetto della rete distributiva dei farmaci potrebbe orientarsi presumibilmente verso una maggiore concentrazione aziendale e verso processi di integrazione con la distribuzione intermedia. Uno scenario che, come già rilevato nelle precedenti relazioni,
potrebbe tuttavia anche tradursi in una maggiore opportunità, scriverei, per il sistema delle farmacie pubbliche e anche la nostra. Allora, mi sembra importante questo elemento e mi dispiace che non abbia avuto, diciamo, a questo punto la voglia di ribadirlo, visto che l'ha scritto lei. Però una riflessione del Consiglio Comunale sull'assetto futuro, anche nel futuro immediato delle farmacie, va posto, secondo me. Quindi io invito l'assessore a farsi carico. Tra le tante commissioni, come erano bipartisan, senza gettoni, dopo quell'aeroporto, che non si sa che fine ha fatto, ma tra un po' arriverà, infatti volata, magari anche un approfondimento sul futuro scenario che riguarda le nostre farmacie andrebbe fatto. Il collega Zotti giustamente richiamava tutta una serie di ordini del giorno, mozioni, anche emendamenti, perché quando facciamo il bilancio di previsione noi facciamo anche gli emendamenti, quando facciamo i consultivi avevamo degli indirizzi. Io non so se è il caso di scriverli di nuovo, nel senso che alcune delle cose sono state fatte, però mi rivolgo all'assessore Romano se mi assicura che è possibile prenotare, cioè c'è un link tra le nostre farmacie e il centro unico di prenotazione dei servizi dell'azienda sanitaria, per cui un nostro utente, diciamo, può prenotare visite mediche, esami del sangue. Io ricordo che questo era stato proprio un ordine del giorno votato da tutta l'aula qualche anno fa. Io vado poco, confesso, per fortuna, nelle farmacie comunali, non so se si può prenotare. Si può? No, spero che si possa ancora, ma siccome siamo qua a votare il rendiconto dell'attività 2018, spero che durante il 2018 si sia fatto bene, perché era un indirizzo che avevamo dato per semplificare la vita ovviamente ai cittadini, invece che farsi le file due volte, no? Altri indirizzi che avevamo dato era quello di dare la possibilità di farsi le prove glicemia, sangue, pressione. Credo che questo lo facciano, credo sì. Poi avevamo fatto tutta una serie di proposte sugli utili. La considerazione che facevamo ormai nel Romoli 1, la prima volta che presentai un ordine del giorno era nel Romoli 1, fu votata, ricordo, dal consigliere Assec, anche altri consiglieri che sono ancora qui due mandati dopo, che ne stiamo ancora discutendo, però non è mai stato fatto. Cioè, l'indirizzo che noi davamo era: non ci interessa che fate utili che finiscono nel calderone del bilancio del comune e che poi magari finanziano iniziative, dico io, non so, tutto sarà utile, ma non sono collegate direttamente al sociale. Allora noi dicevamo, come garanzia, di erogare direttamente con le aziende, con l'azienda della farmacia comunale, servizi a prezzi calmierati. E avevamo fatto la proposta, a quel tempo, guardate, non c'era neanche ancora stata la crisi che ancora adesso si trascina questo paese, per cui molte famiglie che al tempo si consideravano la middle class, adesso sono via via scivolate, diciamo, verso le soglie della povertà. Ma proprio in quegli anni là avevamo fatto delle proposte. C'era dirigente, era la sindaca Cisina, tua amica, sì, mi ricordo, infatti lei poi aveva preso qualche spunto, forse le è servito anche per la campagna elettorale a Falcone. No, non sto scherzando, ma erano proposte concrete. Cioè noi dicevamo: dobbiamo essere attenti alle fasce deboli, e avevamo votato ordine del giorno dove dicevamo, in sostanza, invece di pagare le tasse sull'utile della farmacia. E ogni anno c'era la polemica che diceva l'assessore, cioè, ma le tasse finanziano i servizi che lo Stato dà a tutti. E noi dicevamo, beh, invece di dare le tasse a Roma, ti ricordi che belle battaglie vere che facevamo? Ma la droga. Sì, vabbè, però passati 10 anni, Franco,
tu sei sempre in maggioranza, e no, e tu sai, continua a stare in maggioranza, continua a dire facciamo gli ordini del giorno, ma poi, cioè, dov'è la ciccia? Non vedo la ciccia. Sono io. Lo so. Quindi non so se presentare l'ennesimo ordine del giorno, credo che sono un po' sfiduciato. Però è giusto sottolineare le cose che sono state fatte. Allora, sicuramente hanno erogano dei servizi in più, sempre grazie alle idee che sono venute fuori dal Consiglio Comunale. Sicuramente hanno stabilizzato il personale grazie all'indirizzo che abbiamo dato noi qui in aula 2 anni fa e ribadito un anno fa. E gli utili, se io non farei come qualcuno ha fatto in commissione la polemica che gli utili si sono ridotti di 15.000, 10.000, cioè non è significativo secondo me. Il mercato delle farmacie è comunque un mercato che abbiamo visto che il fatturato l'ha diminuito a livello nazionale e regionale. Il contesto della concorrenza privata è un contesto di cui risentono anche i nostri amministratori della farmacia, sì, non farei la polemica su quello. Però su tutti gli spunti, Franco, che abbiamo dato, di nuovo guardo verso Franco, Assec, eccetera, la convenzione con cuore amico, ti ricordi Franco? Avevamo detto, facciamo le prove gratuite del sangue, della glicemia, delle cose, facciamo in modo di noleggiare e a prezzi calmierati i seggiolini. Adesso un caso di cronaca devastante ci ha appena visti, no? È essenziale per la sicurezza del traffico che tutti abbiano le dotazioni come si deve quando vanno in macchina. Noi proponevamo, visto che sono dei costi questi seggiolini per bebè, questi ovetti, che la farmacia li comprasse, li acquistasse, quindi a spese proprie. Questo ovviamente riduce anno per anno l'utile, d'accordo? Tu metti l'ammortamento su più anni, in questo modo non paghi tasse, però questi seggiolini poi li dai semi gratis a chi non ce la fa, a chi non ha soldi purtroppo per questo. Poi ci fu la mitica proposta del latte, ma anche quella non è mai stata seguita come indirizzo e quindi sì, ordini del giorno nuovi non credo di fare, Franco. Vediamo se nel secondo giro di interventi viene fuori qualcosa. Sì. Grazie consigliere, prego consigliere Fasiolo. Sì, volevo fare solo delle brevi considerazioni in riferimento a quanto è stato detto. Io credo di non sbagliarmi, che la riduzione degli introiti legati ai farmaci convenzionati con il sistema sanitario sia questo trend e sia legato al fatto che scade il brevetto dei farmaci, quindi vengono messi in commercio i farmaci generici che hanno un costo inferiore. Quindi in assoluto, se la spesa sanitaria è in incremento, la spesa, come si dice, territoriale, cioè quella che serve alla gestione delle malattie croniche, è in calo, proprio per questi motivi. Uno è un motivo di appropriatezza, come è scritto anche nella relazione, e l'altro è proprio il fatto che è legato alla riduzione di per sé del costo del farmaco. Quindi il cittadino oggi non acquista in farmacia il farmaco di marca, brand, ma sceglie il generico perché tende a non pagare la differenza, anche per una questione proprio di difficoltà economiche, e si tratta per lo più di pazienti anziani che quindi hanno o pensioni minime e per loro effettivamente è un costo mensile non di poco conto, considerando che un paziente che ha 80 anni e ha più patologie croniche assume una media di 10 farmaci diversi, almeno, quindi consideriamo questo. E, certo che anche quello che è scritto in questa relazione è vero quando si dice che c'è un incremento invece dell'out of pocket, della spesa proprio di tasca propria,
la nostra regione ha, l'avevo letto, lo cercavo prima in internet ma non l'ho trovato, comunque c'erano dei dati, mi ricordo Istat, che mostravano come Friuli Venezia Giulia sia una regione che spende, in cui si spende di più rispetto anche ad altre regioni, anche del nord, di tasca propria. E questo deve farci un momentino riflettere, perché non è un bene che il cittadino, come spesa sanitaria generale, non parlo della spesa farmaceutica in particolare, ma sempre più si va verso il privato per rispondere ai propri bisogni di salute. E volevo anche fare alcune considerazioni. Per quanto riguarda, diceva, i portelli e la prenotazione dalle farmacie, mi sembra che ci sia proprio il progetto regionale che è stato annunciato, che saranno a breve le farmacie a prenotare le indagini strumentali diagnostiche, quindi questo sarà un futuro e dovremo quindi tener conto anche nel bilancio della farmacia di questo aspetto, perché è un impiego di tempo non di poco conto, però sicuramente un grosso vantaggio per il cittadino poter andare in farmacia e senza recarsi al CUP direttamente prenotare l'indagine prescritta dal medico, magari c'è lo studio lì vicino, e quindi questo sarà sicuramente un vantaggio. Per quanto riguarda poi gli introiti e quindi l'utilizzo degli utili, io credo che potremmo pensare, considerata la popolazione anziana e le difficoltà anche di deambulazione di molti nostri assistiti, di portare a domicilio i farmaci. Quindi questo potrebbe essere un progetto e questo potrebbe essere un'idea di investimento degli utili, perché indubbiamente ci sono difficoltà da questo punto di vista. E non so se sia ancora previsto da Telesoccorso, che è questo sistema regionale di televita che dà la possibilità ai cittadini per lo più soli di chiamare aiuto con un tasto, adesso ci sono anche molte altre evoluzioni da questo punto di vista di televita, di questo sistema regionale che magari non molti conoscono, ma è un sistema importante perché il cittadino può attraverso un pulsante chiamare aiuto, ma anche il vantaggio in città, almeno questo era, di ricevere i farmaci a domicilio quando ne abbia necessità il sabato o la domenica, cioè quando non c'è il servizio della continuità assistenziale ex guardia medica. Quindi io penso che con quegli utili noi potremmo anche offrire un servizio anche nelle altre ore. Grazie. Grazie consigliera. Prego consigliere Tomani. Ma ho ascoltato prima il battibecco fra il presidente e il compagno di banco qui. Compagno, va bene, amico, compagno veramente. Non era fuori luogo la domanda, perché io dei miei dipendenti posso accettare che mi dicano: guarda, ho un problema personale stretto, magari di salute, non voglio dire cos'è, ma io non obietto. Però se c'è qualcosa sul posto di lavoro che mi induce a dare le dimissioni, questa è una cosa che invece è. Incide proprio su tutto l'andamento della ditta. Se io ho un dirigente valido e mi dice do le dimissioni, pretendo che mi dica perché. Se mi dice sono questioni di salute, lì mi fermo e non voglio sapere se gli fanno male i cali o no. Ma se mi dice che dà le dimissioni perché ha 5 dipendenti su 8 che non gli vanno bene, non riesce a integrarsi in quell'ambiente, cambiano le cose. Poi, ma i rapporti sono personali, il contratto di lavoro è applicato, i lavori dentro una ditta, quando si lavora in una ditta sono personali i rapporti, perché il contratto di lavoro può essere applicato in mille maniere, può essere elastico sull'orario, può essere non elastico per esempio. Un'altra cosa che non è sbagliata e che ci si può pensare veramente è di adeguare un prodotto, quello del latte,
saremo all'avanguardia in questo, al prezzo della Slovenia. Non è detto che ci si rimetta, è un sistema che usano normalmente i centri commerciali. Un prodotto viene messo sotto costo oppure a prezzo di costo e intanto la clientela entra e quando guarda destra e sinistra qualcos'altro compra sicuramente, per cui non è detto che ci si rimetta, però con quel polmone che abbiamo di guadagno netto non è un grosso rischio. Bisognerebbe sapere, non so a chi tocca, se al nostro avvocato o... Perché bisognerebbe sapere quanto incide in acquisto il latte in polvere. Poi ci si ragiona su quella cifra lì. Può essere che non ci rimettiamo così e facciamo una cosa veramente all'avanguardia. Così sarà l'ultima volta che Bossi mi farà ascoltare questa menata per 3 anni qua, va bene? No, volevo dire il seguace di Bossi qua, mi fa ascoltare. Ecco, va bene, grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Corsic. Ma vorrei solo dire una cosa riguardo al latte, perché parliamo già da qualche anno riguardo al latte. Devo dire che sono fuori, cioè non ho adesso oggi, non posso dire quanto questo latte costa, ma poco tempo fa c'è un latte che tutti dalla Slovenia vengono a comprare qua, che perché costa 9 euro e così, almeno nella farmacia comunale, che aveva il prezzo più basso. Infatti le altre farmacie, devo dire, che erano un po' così, non erano tanto contente, perché la gente diceva, ah sì, però laggiù me la fanno così 9,90 o 10, adesso non mi ricordo, vi dico, ma questo è già anni fa che era un costo così. Si chiamava Novalac, non so se può dire, ma è Novalac. Non è un farmaco, era un latte che lo prendevano anche dalla Slovenia in massa, perché gli altri, però i latti ce ne sono tanti, per esempio tipo Milupa e quel affare lì, aveva due canali di vendita di solito, uno per il est, uno per l'ovest, quello l'ovest aveva, i prezzi erano più cari, invece per il mercato dell'est erano più buon prezzo, e allora lì, quelli lì sì, sono più convenienti. Adesso però di questi lati non so, i bambini non sono tanti, per cui so che dalla Slovenia venivano un paio di anni fa, già una decina di anni, venivano proprio a comprare nelle farmacie, è proprio nella farmacia di Sant'Andrea. Questo, tanto per puntualizzare, ecco, senza andare a chiedere, non è che il latte da noi costa poi tanto. Certi latti, certo, però se uno deve avere un latte particolare, comunque sono quei umana, quei particolari che sono poi senza latte e così avanti. Grazie consigliera, altri interventi? Bene, allora chiudiamo i primi interventi, l'assessore risponde. Sì, grazie, giusto qualche risposta alle domande che sono state fatte. Sì, è vero che gli utili vengono poi inglobati in quello che è un po' il calderone delle entrate del Comune di Gorizia, come tutte le entrate entrano e poi vengono poi distribuite per i vari centri di spesa che ci sono. Io credo che magari con la dottoressa Zampa potremmo cercare in qualche maniera di dare evidenza del passaggio di questi denari, quindi di questo utile, riuscire in qualche maniera a tracciarlo per vedere che effettivamente questo importo poi sia destinato per quanto riguarda il sociale, i servizi socioassistenziali, così di questo genere, in modo da poter dire effettivamente quell'utile lì, quei soldi, per quanto siano fungibili, comunque finiscono all'interno poi di una voce specifica e quindi in qualche modo riusciamo a farli entrare. Questo cercheremo di farlo in modo così poter anche venire incontro alle richieste che sono state fatte. Zotti, io ti proporrei a Salvini come ministro delle economie e finanze, al posto di Draghi, al posto di qualsiasi persona, hai una capacità di dire tutto, all'incontrario di tutto, anche su materie economiche che mi sorprende. Mi viene a dire che vuoi più attivo della farmacia, quindi devi fare più incassi, però devi vendere i farmaci a costi più bassi, e quindi già qua non riesco a capire. Ci vogliono dipendenti, più dipendenti, così avremo più costi, però ci devono essere meno costi, così avremo meno tasse.
Io sinceramente di quello che hai detto non ho capito assolutamente nulla, quindi da questo punto di vista perdonami, ma non posso dare una risposta. Dimissioni. Le dimissioni della dottoressa Pagano, beh, io credo che siano cose sue personali, insomma, se riteneva di spiegarle poteva farlo, invece se ti non farlo non lo fa. Però a me nella relazione che lei ha fatto non sembra che ci sia una nota polemica o un qualcosa nei confronti o del comune oppure del consiglio di amministrazione. Secondo me lei si è semplicemente limitata a dare così un po' una serie di indirizzi, di azioni strategiche per chi verrà dopo di lei, in modo così da dare qualche suggerimento e qualche consiglio. No, non vedo in questa sua relazione altro significato che questo. Io tra l'altro segnalo anche che poi queste azioni che lei stessa propone sono di competenza poi della stessa direttrice o del direttore delle farmacie, quindi la competenza per portare avanti questi piani saranno appunto in capo a chi subentrerà a lei, e quindi penso che non ci sia assolutamente alcun intento negativo. Il resto, sono gli altri interventi, sono comunque considerazioni proposte, per cui mi limito qui alle risposte. Grazie assessore, c'è una risposta anche dell'assessore Romano. Anch'io volevo rispondere al consigliere Zotti. Di certo che i pannoloni della casa di riposo non andiamo ad acquistare di farmacia, perché ce li passa l'azienda sanitaria, quindi sarebbe assurdo. Le medicine, sì, andiamo a prenderle nelle farmacie comunali, però ogni paziente, ogni nostro utente ha un medico di medicina generale, e in linea di massima più delle volte vanno anche i parenti ad acquistare, non possiamo obbligarli ad andare nelle farmacie comunali. La cappella mortuaria, mi scusi, ma trovo veramente disumano che una cappella mortuaria come adesso, per portare fuori la salma, debba passare attraverso la stanza di ricreazione dove sono gli altri anziani. Quindi reputo che 50.000 euro non ben spesi, benissimo spesi, perché la stanza d'osservazione, che non è una cappella mortuaria, è una stanza d'osservazione, deve essere messa in un luogo dove è un po' sia per i familiari che per la salma stessa in un luogo dignitoso. Detto questo, i posteggi della farmacia, io sono un utente della farmacia di Sant'Andrea, posteggio sempre nella strada, nella laterale accanto, e non ho mai avuto i problemi. Se uno vuole posteggiare davanti la porta, mi scusi, sono fatti suoi, però nella strada vicino ci sono tutti i posteggi che si vuole. Il consigliere Portelli, che ha chiesto appunto dei fondi, e quest'anno abbiamo fatto una richiesta con i servizi sociali, la possibilità, quindi sarà nel 2019, di acquistare degli ausili per gli anziani, sia per gli anziani della casa di riposo, ma anche per progetto anziani, per tutto il percorso che faremo presso il polivalente Lunassi. Alla dottoressa Fasiolo, le medicine le consegniamo già, cioè stiamo già facendo questo lavoro. Ringrazio la consigliera Corsic che ha parlato del latte, però vorrei ricordare a quest'aula che alcuni anni fa abbiamo, diciamo così, deciso di dare 200 euro a tutti i nuovi nati a Gorizia. Sono stata convocata al burlo perché mi è stato detto che dando 200 euro ai nuovi nati incentivo l'allattamento artificiale. Quindi, ecco, la dottoressa lo sa, quindi ho dovuto spiegare che quei 200 euro non erano per prendere il latte, ma erano in generale, no, perché avevamo dato 200 euro da spendere in farmacia, nella farmacia comunale, appunto per implementare il lavoro e quant'altro. Comunque come comune siamo stati un po' redarguiti, perché dare dei fondi da spendere nella farmacia comunale vuol dire togliere la possibilità alle madri di allattare, cioè invitare le madri a non allattare. Ecco, questo era tanto. Per quanto riguarda il periodista, invece, sempre alla dottoressa Fasiolo, non viene fatto attraverso le farmacie, ma chiaramente a Gorizia abbiamo tentato di farlo, perché sono venuti parecchie volte, ma siamo riusciti a dare nemmeno i 50 periodista gratuiti che ci davano, perché le persone anziane non lo vogliono, hanno difficoltà perché si sentono controllate. Quindi riproveremo, ripensiamo con alcuni, però il problema del televisa è abbastanza sentito nei nostri anziani, nei nostri grandi anziani. Grazie assessore, apro il secondo intervento, prego consigliere Gentile. Sì, grazie presidente, prendo spunto un attimo dagli interventi dell'assessore
degli assessori che sono intervenuto. Intanto sul discorso non ho ricevuto la risposta da Obizzi in merito alla mia richiesta di rivedere l'appannaggio del direttore. Continuo a ribadirlo a questa giunta, penso sia effettivamente necessario che ci sia una rivisitazione di questo appannaggio, perché il presidente è una carica direi quasi onorifica, mentre il direttore è quello che poi ha la responsabilità vera e propria, e se l'appannaggio del presidente è superiore a quello del direttore, dal mio punto di vista qualcosa non va, assolutamente. E altro aspetto, l'ho preso adesso, l'ho sentito adesso nell'intervento della collega Romano, quello dell'incentivo della natalità. Allora, mi permetto un ragionamento, che me lo venga a dire il burlo mi frega meno di nulla, ma proprio meno di nulla, che al burlo vengano a discutere di scelte politiche e sociali fatti da un comune, mi fa veramente soffrire, perché potremmo discutere di scelte operative del burlo che sono più che discutibili, ma non lo facciamo perché non siamo dei medici, siamo dei politici invece, e abbiamo fra i nostri compiti, penso come tutte quante le giunte, indipendentemente dal centro-destra al centro-sinistra, forse più un centro-destra diciamo, quello dell'incentivare le nascite. Questa è una misura che assolutamente io condivido e che anzi invito questa giunta a rivedere se possibile. 200 euro ogni bambino nato non sono due soldini, non vengono spesi, come sa benissimo l'assessore Romano, esclusivamente in latte in polvere, che potrebbe poi essere fornito anche gratuitamente se si volesse, ma se la ragione è quella, ok, non diamo, evitiamo il latte, così accontentiamo anche i baroni del burlo. Accontentati i baroni del burlo, diciamo che possono essere spesi in qualsiasi altro supporto neonatale, ciucci, varie cose, tutte queste cose qua. Vedremo se ci vengono a dire che i ciucci non si comprano perché i bambini devono essere allattati solo ed esclusivamente al seno. Per questo dico, assessore, mi fa veramente sorridere, io l'ho preso adesso e sono rimasto veramente sconcertato da questa cosa qua. Non la sapevo e mi costringe a fare questo intervento, questo secondo intervento, perché indubbiamente su una cosa del genere non ci siamo. Ci siamo però nel ripetere nuovamente queste esperienze che io valuto positivamente, come sicuramente lo valutiamo tutti quanti noi, che peraltro abbiamo anche portato avanti in passato come consiglio comunale, come giunta e via dicendo, pensando che questo sia uno strumento assolutamente interessante. Non possiamo fare il paragone, però stiamo da tanti anni incentivando le adozioni di amici a quattro zampe e troviamo i soldini. Penso che un incentivo alla natalità faccia assolutamente parte di quelli che devono essere degli obiettivi e dei programmi di una giunta come questa. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Zotti. Ma come sempre anche gli assessori si dimenticano le domande che vengono fatte, magari ci segni la prossima volta, assessore Romano, perché io condivido la privacy, condivido quando una persona è morta, ha bisogno dei suoi spazi e i parenti devono sicuramente, non possono stare, non so, in mezzo a altra gente. Però gli avevo chiesto il totale delle persone che sono morte negli ultimi 10 anni. O nell'ultimo anno almeno saprà, no? Si ricorda fino all'ultimo anno, no? Ecco, 3. Ecco, vabbè, 50.000 per 3, secondo me, fa la sensazione. Però, per l'amor di Dio, ognuno butta i soldi dove vuole. Ognuno butta i soldi dove vuole. Se c'è il problema del latte, che abbiamo la concorrenza, e la Marinka prima diceva che proprio i sloveni venivano qua, allora invece di discorso del latte si possono fare sui pannolini, che sono un costo talmente alto, e comunque aspettavo una risposta da De Sordi per il progetto dei pannolini, anche lui probabilmente deve segnarsi perché non si ricorda, forse intento a fare altre cose col suo computer. Però vabbè, tanto voi siete di passaggio e poi vediamo.
anche gli anziani hanno dei problemi, perché anche i pannolini per gli anziani a qualcuno li ripassa, qualcuno invece che supera certe cifre non li ha a gratis. Per quanto riguarda l'assessore Obizzi, vede signor avvocato, lei forse non ha mai avuto un'azienda, io l'ho avuta, ma siamo anche falliti, forse probabilmente non sono all'altezza della situazione. Però certe cose mi hanno insegnato che se tu abbassi il prezzo, la gente viene più volentieri a comprare da te. Quindi abbassando il prezzo aumenti il business. È certo che lo aumenti, perché se la cosa è economica vengono più gente a comprare. Il fatto di assumere, quando tu aumenti il business, devi anche aumentare i dipendenti, perché non riesci più a stare come le nostre farmacie, sempre che non riescono ad andare nemmeno in ferie, poveri, perché devono coprire 24... Un po' di silenzio magari, Presidente. Lo so, vabbè, l'ignoranza non è mai abbastanza, Quindi, se si aumenta il business, si aumenta il lavoro e si aumentano anche le assunzioni di dipendenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in queste farmacie, invece di lavorare in 7, lavoreranno in 12, in 13 e sarà più ricchezza per le famiglie. E riducendo le tasse, secondo me, si possono fare più investimenti. Perché proprio ieri sentivo, e anche oggi, in Italia la tassazione sulle industrie è del 60%, la più costosa, la più cara d'Europa e del mondo. E tutti i soldi che vengono tolti alle aziende nelle tasse vanno via nella progettazione. Va bene, non c'è problema, io continuo a parlare, tanto non c'è problema. Quindi, se si pagano le tasse, sicuramente si arricchisce qualche altra regione e sicuramente... Signora, c'è l'aula che mi sta facendo notare che non c'entra nulla con le farmacie. Poi non so, io glielo dico perché c'è il consiglio che mi sta facendo notare. Noi siamo i padroni delle farmacie e siccome l'assessore mi ha attaccato dicendo che non sono capace di fare un ragionamento, vi sto spiegando come funziona il marketing. Ecco. Quindi ritorno a bomba sul discorso delle tasse, perché se un'azienda privata o comunque riduce le tasse e quei soldi vanno nello studio e nella progettazione, sicuramente ci sarà un vantaggio per l'azienda. Quindi, tornando a noi, lei, assessore Romano, mi ha detto che mette la macchina forse dove non deve, perché il posteggio di via Pini è stato fatto per gli abitanti e non per le attività commerciali. E vorrei sapere, caro assessore, se nell'affitto di quella farmacia c'è anche il... siccome sono 3 o 4 posteggi, se nell'affitto di questa farmacia ci sono anche da pagare i posteggi, perché sarebbe veramente un controsenso allora, perché paghiamo un posteggio che è inutile e pericoloso. Quindi magari un domani, quando ha tempo, si informi, o andrò a informarmi io. E sono convinto che nell'affitto generale ci sarà anche il posteggio. Quindi, detto questo, detto che 200.000 euro vanno alla cassa del comune, e non si sa dove vanno questi soldi, quindi inviterei l'assessore magari la prossima volta a farmi uno specchietto e dire: abbiamo destinato i 200.000 euro alla cultura, abbiamo destinato 200.000 euro o 100.000 euro allo sport, abbiamo destinato a qualcosa. Io avevo chiesto di dare a queste povere società, e qua l'assessore Celetta magari forse mi darà ragione, spero, fornire un kit di primo soccorso. Cerotti, vada a concludere, consiglio. Ma comunque vi spiego le mie idee, poi se non sono condivise ben vengano, probabilmente saranno condivise dalla gente che fa sport. Le aziende sono fatte così, non c'è cosa fare. Grazie. Io ho le mie idee, voi avete le vostre e poi alla fine si vedrà. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Fasiolo. Sì, volevo chiedere delle delucidazioni all'assessore Romano. Ne avevamo già parlato lo scorso anno sul problema di Televita, perché Televita dà questi 50 telesoccorso gratuiti e noi, Gorizia, è l'unica provincia purtroppo in Friuli Venezia Giulia che non va in questa direzione.
E quindi credo che spetti a noi una sensibilizzazione, perché è impossibile che gli anziani di Gorizia non vogliono, quindi probabilmente non abbiamo, cioè dobbiamo noi responsabilizzarci sul fatto che non usano uno strumento importante per la loro tutela, per la tutela della loro salute. E quindi dovremmo fare una promozione molto più intensa rispetto a quella che è stata fatta finora, perché so che per esempio Pordenone e addirittura c'è una lista d'attesa, e casualmente avevo saputo che i responsabili di Televita volevano trasferire questa gratuità a Pordenone, perché a Pordenone chiedono i telesoccorso gratuiti. Quindi è un peccato che una realtà dove c'è una popolazione anziana, una prevalenza di popolazione anziana come la nostra, non ci sia questa attenzione. Quindi dovremo promuovere fortemente questo tipo di iniziative. Poi lei ha detto che si portano già a domicilio i farmaci. Ben venga se questo è vero. Credo però, mi permetto di ritenere che non ci sia alla base un progetto che vada incontro a veramente a tutta la popolazione che ne ha bisogno, perché chi lo sa che c'è questa disponibilità? E io credo quindi che per rispondere al bisogno bisogna prima fare una fotografia dello stesso, programmare, quindi fare un progetto vero, e poi capire quante risorse servono per attuarlo. Grazie, prego, consigliera Zanella. Grazie. Anch'io ho ancora due parole in merito alla destinazione di questi utili. Quindi sì, prendendo atto della risposta di prima dell'assessore Obizzi, no? Sul discorso della tracciabilità. Comunque, dal dibattito, insomma, degli interventi fatti dai colleghi, sono venute fuori molte proposte interessanti, quindi ho partecipata alla cosa, è sentita, c'è la volontà di, appunto, di investire, di fare delle altre cose, di fare delle cose importanti, visto il ruolo che le nostre farmacie devono svolgere. Mi preme però evidenziare un aspetto. È vero, come è vero, che, come il Presidente ha detto prima, che siamo a posto col personale, che insomma adesso abbiamo raggiunto, c'è stata una gestione virtuosa che ha consentito di risparmiare determinate spese, ed arriviamo alla gestione virtuosa, sicuramente c'è stata, è apprezzabile, ma è stata fatta anche, diciamo, sul risparmio, lo sappiamo tutti, del personale, no? che insomma è stato molto, molto pesante per le persone che lì dovevano lavorare. Ora si stanno mettendo appena in pareggio, stanno appena recuperando periodi veramente difficili. Bene, stiamo attenti che aumentare o prevedere destinazioni di questi utili che possano in qualche modo andare a gravare sull'attività che già queste persone svolgono nelle nostre farmacie, attenzione, perché allora il lavoro che è stato fatto fino adesso di metterle un poco in pareggio ricominciamo da capo. Quindi sì, ritengo di tener presente questo aspetto. Grazie. Grazie consigliera, prego consigliere Portelli. Allora, consigliere, immaginavo, consigliere Gabrielci. Quello firmato, allora. Ma è di parte, più o meno. Adesso valuteremo. Vorrei presentare un ordine del giorno, se è possibile, Presidente. Aspetterei che finiscano i secondi giri senza interrompere i secondi giri. Sono terminati, quindi sì, devo enunciare l'ordine del giorno. Non so come funziona. Ah, devo portarlo lì. Però non. Non me lo ricordo a memoria. Ok. Premesso che. No, ordine del giorno ovviamente sulle farmacie. Premesso che le farmacie devono necessariamente realizzare utili.
non devono realizzare utili, è auspicabile che le farmacie intraprendano azioni di iniziativa sociale, queste sono le premesse. Richiedo che nell'iter di formazione della bozza di bilancio di previsione 2020 delle farmacie sia convocata una commissione congiunta welfare e bilancio per recepire gli indirizzi del Consiglio Comunale, come prima cosa. Seconda cosa, gli eventuali utili accertati in entrata nel bilancio di previsione 2020 del Comune siano vincolati nella spesa al settore welfare, dandone evidenza al Consiglio Comunale. In modo tale che se noi sappiamo quante sono entrate... Terminato l'illustrazione? Sì. Ok, allora venga qua un attimino a presentarla. Esprime la dirigente del settore. L'ordine del giorno non è attinente alla delibera sottoposta all'approvazione di questo consiglio, perché si sta parlando di rendiconto e approvazione di un rendiconto delle farmacie. Questo è un ordine del giorno che ovviamente può essere presentato in sede di presentazione del bilancio di previsione delle Aspettiamo. Questo dico, potete presentarlo oggi, l'ordine del giorno non può essere discusso oggi perché non è direttamente collegato alla delibera. Ok, quindi quando posso chiedere? Ecco, si modifica il commercio nel suo tempo. Il chiarimento, voleva chiedere un chiarimento in merito. Sì, volevo chiedere un chiarimento su questo punto. E la segretaria facente funzioni dice che non è attinente alla delibera di approvazione del bilancio consuntivo, no? Però è un indirizzo che il Consiglio Comunale dà e che se non ritenete di farlo votare in questa discussione, diventa esattamente una mozione che istantaneamente viene depositata sui banchi della Presidenza perché sia inserita nella prossima convocazione utile del Consiglio Comunale, che potrebbe essere ad esempio fine mese, e come primo punto all'ordine del giorno, visto che non ce la fate discutere oggi. Sì, interviene il sindaco, prego. Ma condividendo, parlo con il consigliere Portelli e gli altri che l'hanno proposto, condivido, nel senso che comunque essendo risorse che vengono raccolte in quel settore, io credo che il consentire, prevedere, agevolare il trasferimento delle stesse risorse mantenendole nel welfare è un qualcosa che, ripeto, non è oggi da discutere, però prendiamo buona nota. Visto che personalmente lo condivido, lo riproponiamo come ordine del giorno in occasione del bilancio. Però già oggi possiamo dire che c'è da parte mia la volontà, se viene presentata come mozione, di farla mia in quell'occasione. Votate voi dopo che sarà il percorso. Prego, consigliere. Sì, no, solo perché uno del primo punto prevedeva di vedersi prima del bilancio preventivo. Era quello il problema, tutto qua. No, ok, a posto. Va bene. Quindi viene messo a verbale quanto dichiarato dal sindaco. Bene, se non ci sono altri secondi interventi, quindi chiudo la discussione e passo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Doppi. Ma vedete, io siccome combatto da anni e questo comune fa finta di non sentire e non c'è peggio sordo di colui che non vuole sentire... Dei soldi, sì, chiaro, sempre dei soldi colpa, perché non mi ha risposto sui pallolini, va bene, comunque. E vabbè, sono sclerotico, è un'undicesima, voglio sentire l'undicesima. Adesso vi confrontate fuori sui pallolini. Certo, quindi volevo segnalare ai colleghi che purtroppo in questa città, caro assessore, ci sono molti anziani che sono soli,
e che muoiono in casa e vengono scoperti dopo una settimana, 15 giorni, no. Guardi che io leggo il giornale quelle poche volte che lo leggo e posso fare degli esempi anche dei miei amici che sono morti e purtroppo li hanno trovati dopo 10-15 giorni. Allora ritengo che il discorso di quel dispositivo del salvavita è fondamentale, e non solo per gli anziani, anche per i giovani che sono soli, soprattutto i giovani che magari sono tossicodipendenti o hanno dei problemi con l'alcol, perché molte volte anche questi giovani purtroppo muoiono nelle cantine, muoiono nei boschi, muoiono nelle case abbandonate, e se magari avrebbero un dispositivo per chiamare o per comunque segnalare, avessero, vabbè, dai, scusate, mi parlo in dialetto, avessero quel dispositivo, magari si potrebbero salvare delle vite. Ecco, questo potrebbe essere una novità che magari io proporrò all'ospedale, no? Al Via Vittorio Veneto, dove c'è il centro appunto, dove ci sono i tossicodipendenti, i problemi di alcolismo, magari potrebbe essere un'idea per salvare qualche vita, perché no? Visto che ci sono, sarebbe un danno non utilizzare questo. Poi, quanto riguarda il mio voto, ve lo dico subito, il mio voto è negativo perché, nonostante faccio parte di questa maggioranza, sono poco ascoltato su certe cose fondamentali. Sullo sport, per esempio, che ora sono Ceretta, io che ho fatto il presidente, giocatore, allenatore, sponsor, ho fatto tutto, purtroppo ho fatto tutto, solo la politica non sono riuscito a fare quello che volevo, però forse magari un domani. Sono dell'idea che le associazioni sportive hanno sempre più problemi a livello finanziario. Azienda speciale farmaceutica, dichiarazione di voto. Certo. E quindi più volte ho chiesto alle farmacie nostre di dare dei kit per il primo soccorso, cose che sono indispensabili, perché i bambini di oggi cadono, si fanno male, e quindi un cerotto, un disinfettante, quelli dopo per i più grandi. E quindi ritenevo che sia una cosa normale, con una bella astuccia, con lo sponsor, con la scritta Comune di Gorizia, farmacia e così, compagnia bella, magari quando vanno in trasferta potrebbe essere una bella pubblicità per questo comune, caro sindaco. Ecco, visto che questo comune ha bisogno di pubblicità, perché purtroppo siamo sempre emarginati. Quindi, ritornando a noi, il fatto che si paghi 110.651 euro di tasse non è poco, insomma, quindi queste tasse potrebbero essere ridotte e 10.000 euro magari fare degli acquisti. Torno a ripetere, ci sono anziani, per esempio, che devono per un periodo noleggiare le stampelle o la sedia, quella se la merita qualcun altro. E quindi queste cose qua sono indispensabili per le persone che hanno problemi. Torno a ripetere, voi come sempre non mi ascoltate, fate le vostre scelte, però guarda caso poi quando si va a votare qualcuno si ricorda di mettere 200 passavoti al sottoscritto, nonostante che non sa parlare, che non sa spiegare bene come funzionano i business. E fatevi un esame di coscienza e quindi vi rendete conto che magari le cose che dico io per i cittadini vanno bene e per voi che siete seduti lì forse non vi vanno bene. Grazie. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Prego, consigliere Cosma. Sì, da parte di Fratelli d'Italia senz'altro il nostro sarà un voto favorevole. Per la collega che giustamente ha sollevato il problema dei medicinali, è vero, i medicinali costano, quindi la massa degli utenti si rivolge al generico, e quindi ecco che le entrate delle farmacie sono senz'altro minori, quindi condivido tutto quello che hai detto al 90%, sono vere, sei dentro, che tocchi con mano la problematica. Per quanto riguarda le farmacie e quindi le prenotazioni, comunque la regione pagherà, quindi la farmacia comunque avrà delle entrate minori, però il servizio sarà migliorato e non bisognerà andare a fare la fila al CUP. Altro problema è, per esempio, chi abita a Lucinico e nelle vicinanze, il sottoscritto,
basta che vada all'associazione della salute e anche da là si possono fare le richieste di prenotazioni, quindi già a Gorizia esiste qualche cosa del genere. Franca, mi dispiace che voterai contro, ma per quanto riguarda lo sport, io al passato presidente chiesi quello che tu avevi suggerito. Ci sono i soldi per le società, però mi disse che non voleva la richiesta di una società, ma di tante società. E allora che io devo andare a chiedere a tutte le società, vuoi fare insieme a me la richiesta alle farmacie? E quindi ho lasciato perdere. Per quanto riguarda, quindi ti vorrei consigliare a votare favorevolmente, per quanto riguarda le società e lo sport, bisogna fare domanda. Chi è a mio avviso, contro i contributi come erano dati una volta, è la fondazione. Questa nuova presidente e il nuovo direttivo hanno tagliato le gambe, mentre prima davano i contributi senz'altro importantissimi della fondazione in un modo più facile. Oggi per ricevere 1.000 euro devi stare un'ora e mezza ai computer, aspettare le risposte e così via. La regione invece con la nuova legge, io farò domanda, fino a 2.500 euro per acquistare materiale. Quindi, visto che c'è il tuo presidente che ha varato a luglio questa nuova disposizione, io farò domanda sia per materiale sportivo fisso che mobile, ci sono quindi i modi per ricevere soldi, qualcosa è cambiato, quindi ti inviterei a cambiare il tuo voto, perché se ti informi anche la farmacia può andare incontro alle società sportive. Però lui chiedeva di darsi da fare, che uno deve andare in giro a chiedere a tutte le società sportive di far domanda, capirai che non è facile. Quindi spero di averti dato delle delucidazioni e poi sempre cambiare il tuo voto rimanendo in maggioranza. Grazie consigliere, prego consigliere Portelli. Sì, io voterò a favore di questo rendiconto. L'occasione è di quella anche di sottolineare nella dichiarazione di voto quanto è stato dichiarato dall'assessore e dal sindaco, e cioè che lavoreremo per fare in modo che gli eventuali utili futuri siano vincolati nella spesa, una volta che entrano nel bilancio, nel calderone famoso delle entrate correnti, a finanziare le spese correnti del Comune di Gorizia. In quelle spese correnti c'è di tutto, ovviamente ci sono gli eventi culturali, ci sono i contributi alle associazioni, nella spesa corrente ci sono gli interventi che anno per anno l'amministrazione vuole finanziare, ok? Però finiscono in un calderone generico. Invece la richiesta è che le entrate fatte dalla farmacia comunale, che comunque è un presidio sociale sul territorio gestito dal comune, se proprio deve fare utili, che le gira il comune, li vincoli nella spesa per quanto riguarda il welfare. In quell'occasione daremo tutti gli indirizzi che avevo già dato, più di 10 anni di contributi, di idee in questo consiglio comunale, basterà andare a tirare fuori i verbali, fa l'elenco delle idee. L'ultima questione che volevo aggiungere è che in territori vicini, vedi Monfalcone, sono molto bravi anche nel destinare in opere simboliche gli investimenti. Se vi ricordate, vado con la memoria sul campanile Monfalcone-Gorizia per quanto riguarda l'ospedale, la vicenda della risonanza magnetica, guardate che Monfalcone se la sono comprata, se ricordo bene, no? La prima volta, o ha fatto la raccolta fondi, eccetera. Noi potremmo individuare degli investimenti a presidio sanitario, ovviamente,
che riteniamo prioritari per quanto riguarda le strutture del nostro ospedale, sottolineo nostro, mettere una parte di questi utili in 2 anni o 3 anni, fare l'accantonamento e vincolarlo ad esempio a un investimento. Vogliamo la migliore risonanza magnetica del Triveneto, dico così. Questo sarebbe un modo di fantasia per spendere bene questi soldi piuttosto che buttarli nel calderone della spesa corrente. Grazie. Grazie consigliere. Non essendoci... Prego consigliere Tomani. E mi tocca fare la dichiarazione di voto perché siccome... Approvo comunque quello che ha detto il consigliere Portelli, che si potrebbe già in quest'anno stabilire una percentuale, un 50%, 40%, quello che volete, da accantonare, o anche di più, se vi va bene, proprio per il motivo che ha detto, per rinforzare il nostro ospedale. Questo io lo approvo e comunque il nostro voto sarà sì. Grazie. Grazie consigliere. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno, azienda speciale farmaceutica di Gorizia, approvazione bilancio consuntivo per l'esercizio 2018. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 23 voti favorevoli, un contrario e 10 astenuti. Ok, bene, quindi apro il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Mi scuso, devo chiedere l'immediata esibibilità sul punto 1, quindi chiedo l'immediata esibibilità, apro la votazione sempre sul punto 1. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 27 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Mi scuso nuovamente. Quindi punto 2, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Adesso arriveranno il Collegio dei Revisori dei Conti. Altrimenti, invece di attendere la revisione dei conti, possiamo, se siete d'accordo, invertire i punti all'ordine del giorno e procediamo con la ratifica? Se va bene a tutti, non sospendo la seduta, lo decidiamo in aula, può andare bene a contrari? Quindi chiedo, sì, non serve neanche che metto... Prego, faccio una mozione d'ordine, consigliere Zotti. Ma io ritengo che se abbiamo fatto una scaletta avrà un senso, e rispettare... Allora. Comunque, fate come volete. Presidente, chiedo l'inversione dei punti. Quindi chiede di anticipare il punto 3 al punto 2. Perfetto, sì. Quindi un favorevole e un contrario. Contrario. 33, bene. Pongo in votazione la mozione d'ordine del consigliere Gabrielci di anticipare il punto 3 al punto 2. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La mozione d'ordine è stata approvata con 30 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. Quindi apro il punto 3 all'ordine del giorno anticipato al punto 2, ratifica della deliberazione giuntale numero 203 di data 25/7/2019, adottata in via d'urgenza. Nel senso dell'articolo 185 del decreto legislativo 200/267 del 2000, illustra l'assessore Obizzi, prego. Sì,
Grazie Presidente. Allora, si tratta di una ratifica di una deliberazione giuntale che è stata adottata in via d'urgenza e quindi vi è la necessità da parte del Consiglio Comunale di ratificarla entro un termine di 60 giorni. In sostanza la Giunta ha fatto questa variazione in via d'urgenza perché è stato comunicato in seguito a luglio di quest'anno da parte della Regione che erano stati impegnati, liquidati una serie di fondi per quanto riguarda gli assegni relativi a domande di incentivo per nascita e adozione e quindi è stato dato dalla Regione in sostanza un contributo maggiore per €64.800. Inoltre la variazione è stata fatta poi anche per l'importo di €225.000 al fine quindi di così di andare ad aggiornare anche sulla previsione triennale quello che è il nostro bilancio, perché ripeto si tratta di fondi che vengono dati dalla Regione in più e che servono semplicemente una sorta di partita di giro in base alla quale poi il Comune una volta che riceve queste domande per incentivi poi eroga questi servizi e quindi eroga queste somme di denaro appunto grazie ai soldi che la Regione ci ha concesso in più. Grazie Assessore, apro la discussione, primi interventi? Bene, se non ci sono i primi interventi passiamo ai secondi interventi. Prego consigliere Totti. Solo una domanda, siccome mi avete fatto un po' di confusione magari ho perso un po' le carte. Lo so purtroppo, ma oggi sai sono stanco perché io vado a lavorare e consigliere, poi vengo a fare consigliere. L'altra mattina ho svegliato lì. Consigliere, prosegua con l'intervento, grazie. È stato per spiegarvi come funziona la politica. Dopo spiega con me. Grazie, grazie. Mentre qualcuno cazzeggia tutto il giorno, vabbè. Consigliere, gentile. Sì, scusi il termine, ha ragione. Vabbè. No, su questa delibera c'è anche una votazione di giunta, giusto? O sbaglio, segretario? Esatto. Guardo appunto sulla votazione, qua viene scritto, allora, risultato votazione favorevole all'unanimità, scusate, boh, vabbè. Sì, mi incasino, ecco. Boh, ma la favola, quindi in pratica tutti hanno votato favorevoli. Ma le persone assenti non vengono messe sulla prima pagina? Ah, ho capito. Allora, quindi sì, e quindi sulla fine non viene scritto chi è presente, chi è solo sulla prima pagina. Va bene, grazie, scusi, grazie. Grazie consigliere, non ci sono altri secondi interventi, quindi chiudo la discussione, dichiarazioni di voto. Non essendoci dichiarazione di voto, pongo in votazione il punto 3 all'ordine anticipato al punto 2, all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione giuntale numero 203 di data 25 del 7 2019 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267 del 2000. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 35 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. Chiedo l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 29 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Quindi possiamo aprire il punto 2 posticipato al punto 3 all'ordine del giorno. Prego. No? Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Do il benvenuto e chiedo di accomodarsi al Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente il Dottor Strizzero, la Dottoressa Cocina e la Dottoressa Pavan. Procediamo come prima, come per le farmacie, illustrando la delibera da parte dell'assessore, l'intervento se c'è bisogno dei revisori dei conti, poi eventuali domande tecniche e poi apriamo la discussione. Quindi lascio la parola all'assessore, prego. Bene, grazie Presidente. Allora, parliamo adesso del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato, come sapete, anche qui si riferisce
ai bilanci consuntivi, quindi non è un bilancio preventivo, è semplicemente una sorta di presa d'atto di quella che è la situazione economico, patrimoniale, finanziaria di tutte le società che fanno parte del cosiddetto GAP, cioè il gruppo dell'amministrazione pubblica, e quindi si va un po' a vedere quella che è la situazione complessiva di tutte queste realtà, compreso il comune, per avere un'idea di quello che è la situazione, l'andamento generale. Allora, la prima cosa da dire, e l'avevamo detto anche in passato, ma credo che vada anche ripetuto, visto che lo facciamo una volta all'anno soltanto, è che all'interno di questo gruppo di amministrazione pubblica vengono ricomprese tutte quelle che sono le... Aiuto. Non si rompe il microfono. No, cerchiamo in qualche maniera di sopparire tenendolo così. Allora, all'interno di questo gruppo di amministrazione pubblica rientrano tutte quelle che sono, lo dice la legge, le società e gli enti controllati e partecipati, e qui se vedete la delibera, pagina 2, c'è l'elenco di tutte queste. Per quanto riguarda il Comune di Gorizia, noi abbiamo la situazione che è riferita al 31 dicembre 2018, che è la seguente. Organismi strumentali non abbiamo nessuno, abbiamo enti strumentali controllati che sono l'azienda speciale farmaceutica di cui abbiamo appena parlato, il consorzio sviluppo economico locale e il consorzio dello sviluppo polo universitario di Gorizia. Come ente strumentale partecipato, quindi non controllato ma partecipato, abbiamo la Fondazione Merletti e l'ISIG, l'Istituto di Sociologia Internazionale. Passando invece poi a quelle che sono le società controllate, abbiamo SDAG, che è quindi la Associazione Doganale Autoportuale di Gorizia, e ADA, che è l'aeroporto Maria Duca d'Aosta. Società non controllate ma partecipate, abbiamo Iris Acqua, Iris Esontina Ambiente, Iris Esontina Rete Integrate, che è in liquidazione, ma l'abbiamo chiusa nel corso di quest'anno, quindi l'anno prossimo non la vedremo più, APT Azienda Provinciale Trasporti, SAF Autoservizi e Autovie Venete. Allora, tutte queste società fanno parte di questo GAP, questo, di, quindi questo gruppo amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece il bilancio consolidato, nel bilancio consolidato non si vanno a mettere tutte le società o gli enti che fanno parte del GAP, ma soltanto quelli che hanno determinati requisiti, soddisfano determinate condizioni. Allora, un primo criterio per escludere oppure no da questo perimetro di consolidamento, come viene chiamato, è quello dell'irrilevanza, cioè tutte le volte in cui la partecipazione dell'ente locale, come nel nostro caso il Comune di Gorizia, ha una partecipazione inferiore all'1%, queste società possono essere tranquillamente escluse. Nel caso nostro, nel caso di specie, noi quote inferiore all'1% di capitale sociale di quote ci arrivano soltanto nei confronti di Autovie Venete e di SAF e FVG, quindi queste le escludiamo. L'altra soglia di riferimento per far rientrare queste società del GAP all'interno del perimetro di consolidamento e quindi del bilancio consolidato è quella della soglia, sempre qui di rilevanza, del 3%. L'anno scorso era il 10%, quest'anno è sceso, siamo quindi passati a limiti molto più stretti. 3% che viene fatta in base a un rapporto che, e questo lo trovate a pagina, no, forse non è qui, è negli allegati, è il rapporto che viene fatto tra il bilancio del comune, tra alcune voci del bilancio del comune e alcune voci di queste società partecipate. Quindi quelle che non soddisfano questi criteri possono essere escluse dal perimetro del consolidamento, quindi non far parte del consolidato, mentre le altre vi rientrano. Applicando questo criterio del 3%, quindi ci troviamo che la società come l'aeroporto, il consorzio di sviluppo polo universitario, la Fondazione Merletti e l'ISIC non rientrano per forza in questo criterio. Tuttavia, questa è una scelta discrezionale perché si può scegliere se poi far rientrare oppure no. La scelta comunque del Comune di Gorizia è quella, nel caso particolare del consorzio di sviluppo del polo universitario, visto che c'è comunque una quota di partecipazione che pari al 90%, quindi di fatto c'è quasi un controllo completo e totale, è stato comunque deciso di inserirla anche in quello che è lo spirito della legge, che vuole che quando c'è un controllo totale o un in-house, comunque la società venga inserita. Quindi alla fine, pagina 4, le società che noi riteniamo di mettere dentro all'interno di questo perimetro di consolidamento sono Iris Acqua, Isontino Ambiente, l'azienda speciale farmaceutica, SDAG, e poi rispetto all'anno scorso, qui c'è stata l'aggiunta, il consorzio di sviluppo economico locale, il consorzio del polo universitario e APT, perché anche l'anno scorso, riferito al 2017, APT non avevano alcuna quota, quindi questa è una new entry che è arrivata e quindi è stata aggiunta. Il metodo di consolidamento, ultima parola ancora questa, qual è? È che per alcune realtà in cui noi abbiamo un controllo integrale o quasi, mettiamo tutto il bilancio, quindi facciamo gli stessi valori, lo prendiamo pari passo come sono, negli altri casi, lo prevede la legge stessa, invece va fatto con criterio proporzionale in base a quella che è la nostra quota.
quindi ad esempio se noi di risacco abbiamo il 38%, noi i valori che prendiamo di riferimento del bilancio di risacco non sono il 100% ma il 38%, in modo da rapportarlo. Detto tutto ciò, alla fine cosa risulta? Risulta che da quello che è, scusate un attimo che apro anch'io gli allegati, il risultato che discende da tutto questo è che il bilancio consolidato del Comune di Gorizia, quindi considerando il bilancio del Comune più tutti questi enti che abbiamo detto che fanno parte del perimetro consolidamento, hanno un consolidato pari, quindi con un utile positivo di 8.399.941 euro. Questo è importante perché dimostra da un lato il risultato molto positivo e questo significa di fatto che le realtà di cui fanno parte di questo perimetro del consolidamento hanno tutti dei bilanci inutili o sono altri in pareggio e questo è molto importante per noi. C'è in effetti tra l'altro un aumento dell'utile rispetto all'anno precedente come consolidato, quindi quello del 2017, anche se secondo me questo dato di riferimento è relativo perché abbiamo inserito delle società nuove tra cui anche APT, quindi può essere un indice per dire che comunque le cose continuano ad andare bene, però riuscire a fare un raffronto reale ed effettivo con l'anno precedente secondo me non potrebbe essere molto corretto perché anche i presupposti sono cambiati. Io a questo punto passo la parola, se ci sono i revisori vogliono spiegare brevemente il loro parere. Per adesso non è arrivato. Prego. Salto Verme. Sì. Buonasera. Siamo appunto ad esaminare il bilancio consolidato del vostro comune. Come ha illustrato compiutamente l'assessore competente, che vi ha indicato le società che appunto partecipate dal Comune di Gorizia e quelle che sono rientrate per i motivi che vi ho esposto nel cosiddetto perimetro di consolidamento, così come poi vi ha esposto in particolare i numeri relativi al conto economico del bilancio consolidato, andandovi anche ad indicare che le differenze quindi i confronti con l'annualità precedente deve essere fatta però nella considerazione che sono aumentate le partecipazioni del vostro comune. L'organo di revisione ha preso in particolare evidenza, visto che con quest'anno ci sono anche le linee guida della Corte dei Conti, in particolare rivolte al questionario, il riscontro e la riconciliazione, come già è stata fatta a suo tempo per quanto riguarda il rendiconto 2018 dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate, ha esaminato la situazione, ha riscontrato la corrispondenza e dove non vi è corrispondenza ha comunque riconciliato i dati del comune con quelli delle società partecipate. Alla luce pertanto delle analisi e dei riscontri che sono stati fatti, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole e positivo all'approvazione del bilancio consolidato per l'annualità 2018 del vostro comune. Grazie e ci sono domande, siamo a disposizione. Grazie. Allora, un primo giro di interventi tecnici se c'è bisogno. Prego, consigliere Portelli. Sì. Può... Avevo chiesto in commissione e poi ho detto che l'avrei ripetuto in aula perché la risposta non... francamente non l'avevo capita e quindi riformulo la domanda. Nella definizione del perimetro, facendo i confronti anno per anno da quando esiste questo strumento, perché prima non c'era, ok? Da quando c'è, questa amministrazione ha aggiunto e tolto in modo discrezionale alcuni enti o società controllate, non tenendo diciamo una coerenza anno per anno. Nella delibera si dice ad esempio che il consorzio universitario viene inserito ed è non una cosa dovuta ma una scelta. Allora in commissione ho chiesto come mai, vista l'esigenza di consolidare appunto, quindi fare chiarezza nei rapporti tra la holding che siamo noi e le nostre partecipate, come mai non è stata inserita in modo discrezionale l'aeroporto Duca d'Aosta? Non ho ricevuto la risposta in commissione, quindi se mi motivate
chiaramente non era necessario, quindi uno può metterlo o non metterlo, però a me sembra che se le finalità del bilancio consolidato sono appunto quelle che ci dice la legge, cioè rappresentare, le leggo, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni, bla bla bla, mi sembrava che ci fossero almeno da 9 mesi in qua tutta una serie di motivi, alcuni sono passati in aula, altri sono passati in commissione, per dire che forse meritava mettere nel perimetro anche la nostra partecipata, che è stata annunciata più volte praticamente in liquidazione o quasi fallita, e se mi spiegate il motivo per cui non è stata messa in pratica, visto che è una scelta che si poteva fare. Grazie consigliere, prego consigliere Macchitella. Sì, buonasera alla Giunta, buonasera Sindaco e buonasera agli revisori dei conti. Rifacendomi a quanto ho sentito dalla sua relazione, dottor Strizzolo, e da quanto così già annunciato anche da collega Portelli, l'unica domanda che mi preme fare ai revisori dei conti, perché sarà proprio l'ultimo un intervento che faccio dopo, anche perché non conosco come lavorate, come funzionano le cose, volevo sapere se nel vostro intervento di controllo e di revisione voi verifichiate anche qual è in realtà il gruppo di GAP, il gruppo di amministrazione pubblica, quali sono gli enti che sono possibilmente possibili, facciano parte della nostra amministrazione. Questa è la domanda, non so se avete capito, cioè quali sono gli enti, se sono solo questi o se secondo voi c'è possibilità che ci siano anche altri enti? Questa è la mia domanda, ecco, grazie. Altre partecipate, scusate. Grazie consigliere, prego consigliere Zotti, tutte le domande tecniche che deve fare. Sì, no, devo farne solo una perché sa, io purtroppo nella mia vita ho fatto tante cose ma il commercialista non ancora. Sullo specchietto, scusatemi che purtroppo abbiamo pochi documenti, ce li prestiamo tra di noi e poi magari non riusciamo a trovare. Ma comunque, specchietto a pagina, eccomi qua, magari 12, ecco, dove c'è scritto debiti e crediti, no? Sul discorso dei debiti della società, sui crediti del comune, in tutte le caselle o quasi ci sono, non so, entrate 0, uscite 0, entrate 61, poi andiamo nell'APT, ci sono 640.000 euro e crediti 0. Questa domanda qua è anche dall'altra parte, sul discorso sempre di questo specchietto, c'è su ISA Ambiente una differenza di soldi da 586 a 501. Ecco, se mi spiegate quella differenza lì rispetto alle altre che sono tutte quante entrate e uscite pari, lì c'è un ammanco di qualcosa. Grazie. Grazie, prego consigliere Gabrielci. Grazie. No, volevo semplicemente sapere, visto che non ho le carte del bilancio precedente, in quali settori rispetto all'anno precedente abbiamo investito di più nel bilancio, a quali voci abbiamo messo più soldi? Chi è? Non si può chiedere. Rispetto al 2017 volevo sapere in quali voci, perché mi diceva tra l'altro il collega Portelli che l'aveva chiesto in commissione anche e non aveva ottenuto risposta. Grazie, altre domande tecniche? Bene, allora do la parola all'assessore, al collegio dei revisori, prego. Collegio dei revisori e la dottoressa se vogliono rispondere, prego. Sì, allora andando con ordine, casomai aiutatemi nell'ordine delle domande. Allora, in merito all'individuazione del passaggio, diciamo, dal gruppo amministrazione pubblica al perimetro di consolidamento, il principio da seguire è sì discrezionale, ma nell'ambito della significatività, nel senso che una società per cui si ha una partecipazione quasi totalitaria, come potrebbe essere, come è il consorzio per sviluppo del polo stadio di Gorizia, verso il quale il comune detiene il 90%, anche se non rientra nella soglia del 3%, comunque si ritiene significativo farlo rientrare nel perimetro di consolidamento. Ecco.
L'aeroporto non è stato inserito perché ha i parametri inferiori alla soglia del 3% e non si è ritenuto di... Che, perché... Sì. No. Sì, non so se è un atto proprio formalizzato dalla giunta, comunque non è di nostra competenza, ecco lei. Sì, poi? Sì, ma quello a me non... Sì, poi in merito alle le società, comunque gli enti soggetti elencati nel gruppo amministrazione pubblica, che è il primo passaggio per poi arrivare al perimetro di consolidamento, a noi non risulta che, per quanto c'è noto, risultano altri enti verso i quali il Comune di Gorizia ha una qualche partecipazione, un qualche controllo, un qualche... ecco... diretto o indiretto, chiaro. Poi? Sì, quello... Sì, quello è stato chiesto anche in... Sì, sì, quello è stato chiesto anche in commissione, mi ricordo. No, per quanto riguarda il riscontro debiti e crediti con le società partecipate, il dato non coincide nei confronti in particolare, salvo qualche andamento nei confronti di altre società, nei confronti di Isontina Ambiente. Come avevamo già evidenziato nel rendiconto 2018, in particolare perché c'è un importo di circa 60.000 euro, che però, come tra l'altro è stato spiegato anche in commissione, deriva da 10 e più anni fa. Ecco. No, beh, sono soldi che dobbiamo comunque avere. Opposto. Riusciremo a non pagarli, devi chiedere. Sì, tra l'altro su questo punto la dottoressa Zampa aveva già illustrato, no? Sì. E dopodiché c'è il discorso della... e anche questa domanda è stata data risposta in commissione, sono le distribuzioni di riserve straordinarie che riferiscono a più esercizi precedenti. Ecco. No, c'è qualcos'altro? Chiedo scusa. Bene, altre risposte? No, io, se vuoi tecnica sono interventi, caso. Bene. E sì, e sulla ripetibilità di questo importo nel futuro, come è stato detto in commissione dall'assessore competente, essendo istituzioni di riserve straordinarie, quindi che si riferiscono a più anni precedenti, non è detto che ci saranno anche in futuro, anche per un nuovo assetto organizzativo del trasporto pubblico locale nella nostra regione. Grazie. No. Per gli Isontini Ambiente parliamo? No, PT sono i dividendi che il comune incassa, e ha incassato, e su quello, ecco. Bene, allora... Bene, io direi che possiamo chiudere qua le risposte tecniche e dopo avrete le risposte dell'assessore in caso della dirigente, quindi congederei e ringrazierei il Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie, arrivederci. Buongiorno, buonasera. Bene, quindi apriamo la discussione, primi interventi, prego. Prego, consigliere Portelli. Sì, ribadisco che a parere del sottoscritto, in particolare in questo perimetro di consolidamento, andava inserita anche la controllata dell'aeroporto.
visto che ci sono stati degli scambi proprio diretti tra il bilancio del o annunciati, poi non si sa bene se concretizzati, gli scambi entrate e uscite, destinazione del bilancio del comune che doveva andare là perché era in crisi di liquidità, che poi però loro non hanno preso, che non si capisce poi se li hanno presi, contributi della regione annunciati in aula, guardo verso gli amici del gruppo Progetto FVG, che avrebbero loro chiesto, che li giravano al comune, che li giravano là, insomma c'erano parecchie voci che incrociavano il bilancio della holding, diciamo così, e il bilancio della consortile. Uno potrebbe dire, vabbè, questo è il 2018, questo qua è il perimetro del 2018, queste operazioni annunciate o reali sono avvenute invece nel 2019. Però forse meritava, proprio per fare un confronto con il prossimo bilancio consolidato che porterete in aula nel settembre prossimo, se nel frattempo non è fallita la consortile, di considerarla nel perimetro. Del resto, appunto, nella delibera di giunta del luglio del 2019, quando avete stabilito il perimetro, avete citato i criteri, che sono quelli di legge, no? Degli enti strumentali partecipati, eccetera eccetera, avete fatto tutto l'elenco come poi è finito nella delibera di oggi, e però discrezionalmente avete messo dentro il consorzio universitario e discrezionalmente non avete messo dentro l'aeroporto. Allora chiedevo se c'era un motivo, tutto qua. Questa delibera del consolidamento non è solo un lavoro, un orpello in più che tocca fare i poveri uffici della ragioneria che sono massacrati dalla normativa che è cambiata, la 118 e tutto quanto. È un momento di riflessione del Consiglio su tutte le partecipate del Consiglio. Il Comune ha gli organi strumentali, sono organi di governo gli organi strumentali. C'è un motivo per cui non li abbiamo. Li avevo costruiti negli anni, alcuni ereditati, vedi la farmacia da ormai 30 anni, altri li abbiamo costruiti come territorio assieme al resto del territorio, vedi Isambiente, tutto quello che è stata la vicenda delle multiutility, ma li abbiamo e siamo orgogliosi perché esercitano un servizio con i criteri del pubblico e producono anche utili. Allora, quando incameriamo gli utili, come abbiamo fatto qualche minuto fa sulla farmacia, non ci fate votare le mozioni negli ordini del giorno. Almeno però, quando stabiliamo il consolidato totale, comune più farmacia, più Amiris Acqua, più tutto quello che abbiamo, chiederei un po' di trasparenza su quelle che sono le motivazioni della giunta nel decidere cosa consolidare. La conseguenza del perimetro ballerino, chiamiamolo così, è che il Consiglio Comunale oggi, come abbiamo detto in Commissione, come ha detto anche giustamente l'assessore, non è in grado di fare un confronto con l'anno precedente. Cioè Zotti non potrà prendere la parola e dire: ah, avete calato il risultato totale del bilancio consolidato di un tot. Non potrei farlo perché è cambiato perimetro, quindi no, non chiederlo. Il perimetro viene modificato appunto. Però appunto questo toglie secondo me una visione di prospettiva nel tempo di come noi stiamo gestendo come holding le nostre partecipate. E quindi vado a riprendere esattamente dalla normativa quello che è lo scopo di questa delibera. Bilancio consolidato ha lo scopo di presentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali,
le sue società controllate e partecipate. Quindi, in questo momento, non solo il Consiglio non può fare il paragone con l'anno scorso e quindi Zotti non può fare il suo intervento, ma non ci viene detto perché l'aeroporto non è stato considerato nel perimetro, perché nella delibera non è motivato l'esclusione, non è motivata. Poi se non siamo obbligati, boh, ma neanche il consorzio universitario non era obbligato, però l'hai messo perché fa utili. E allora torniamo all'intervento che farà Zotti. Sti utili ci sono, ci sono, quanti ci sono? Non ha senso, voglio dire, fare quel ragionamento, però questa delibera dovrebbe, se siamo in grado, essere uno strumento di pianificazione e di controllo. Cioè noi nella delibera non solo approviamo il risultato e diciamo che siamo stati bravi e i revisori dei conti dicono che è tutto in ordine, noi qua stiamo facendo il nostro mestiere di consiglio comunale nella funzione di controllo. Questo è un rendiconto dei rendiconti, d'accordo? E ci obbliga la normativa che è cambiata ad avere una visione d'assieme. Cioè la forza di questa delibera è che il Consiglio Comunale nel votare oggi sì, no o astenuto fotografa la visione d'assieme di tutte le partecipate del Comune, d'accordo? Nella logica appunto della holding, del bilancio, che poi sotto c'è gli altri bilanci, in quota tecnicamente molto precisa la normativa, come, quanta percentuale portare nel consolidato, no? Dipende dalle quote, se sono quanto forte la presenza del comune come socio nei vari enti, no? Questo è chiaro, quella è tecnica. Però la visione d'assieme, appunto, devo dire, oggi non l'ho vista, non la percepisco neanche nelle domande, non la percepisco neanche nel dibattito. Ed è un peccato, perché qual è l'altro momento durante l'anno in cui parliamo di questo? Non c'è un altro momento. Aspetto la risposta che so che l'assessore darà, nel senso che avrà una motivazione per aver inserito una e non tutte e due, visto che era scelta della Giunta, e mi riservo per il secondo intervento di sviluppare gli altri argomenti. Grazie consigliere, prego consigliere Zanella. Grazie. E una domanda all'assessore un po' più così in dettaglio. Mi sono chiesto tante volte, passando per quel tratto di ZTL del corso, non sto parlando adesso dei cartelli che non ci sono, parlo invece di un bel negozio che dove vengono venduti, vengono presentati dei prodotti che sono veramente un'eccellenza e che sono i nostri merletti, no? Allora mi domando, ora vedendo la voce, sono tra i ricavi, sono 310.733 spiccioli, di cui c'è una parte della regione, mi domando, anzi, che cosa ci entra, che cosa ci viene, qual è il guadagno, insomma, cosa entra per il negozio, quindi per la vendita nel negozio. Ed anche un altro punto importante, quanto per i corsi che noi come fondazione teniamo in giro, no? Perché mi risulta ci siano dei corsi in giro per la regione per insegnare questa arte, questa eccellenza che noi abbiamo. E basta, questo volevo sapere. Grazie consigliere, prego consigliere Machitella. Sì, allora io ho fatto una domanda al revisore dei conti proprio perché volevo capire alcune cose.
Qui si parla di consolidamento, ma noi vogliamo anche verificare quello che c'è prima. Volevo fare alcune osservazioni. Allora, sosteniamo e chiediamo il vostro parere su perché nel GAP mancano alcune società. GAP proprio del gruppo amministrazione pubblica. Ad esempio il CISI, Consorzio Esontino Servizi Integrati, ente locale che consorzia 25 comuni dell'ex territorio provincia di Gorizia e che gestisce servizi ed interventi a favore di persone disabili, giovani e adulte. Nel bilancio consolidato di banche regionali di Gradisca di Sonzo il suscitato consorzio è compreso nel GAP, ma anche nel consolidamento. Quindi il comune di Gorizia destina a questo ente quasi 400.000 euro, da quello che ci risulta, ed è l'ente con la partecipazione più importante, essendo la quota determinante in funzione degli abitanti residenti. Molto probabilmente il CISI dovrebbe anche rientrare nel perimetro di consolidamento, questo non sto parlando, però dopo mi replicherà a questo discorso. Vorremmo alcuni chiarimenti anche in ordine di modalità di gestione del bilancio del CISI. A nostro avviso la gestione del bilancio dell'ente è esemplare e impeccabile. Vorremmo capire perché il nostro ente comune non faccia lo stesso. Il CISI ha presentato il DUP ai primi di luglio, mentre il nostro comune sostiene che il DUP non vada approvato ogni anno, ma solo la nota di aggiornamento del 5 aprile del 2018, contestualmente al bilancio di previsione. Da una semplice ricerca scopriamo che solo noi a Gorizia facciamo così, mentre tutti gli altri enti fanno come prevede la legge, compreso appunto anche il CISI. Ecco, il CISI non ci risulta che abbiano 26 comuni, e c'è anche il comune di Gorizia, ma ci farete delle delucidazioni. Poi abbiamo individuato anche un possibile ente, che è Informest, che potrebbe far parte del perimetro di consolidamento, perché in effetti sono fra i soci enti fondatori risulta il Friuli-Venezia Giulia, la Regione Veneto, il Comune di Gorizia, la Camera di Commercio e il Comune di Tarvisio. Magari le percentuali sono basse, però è questo che a noi ci risulta, poi ci date le risposte. L'altra osservazione numero due che noi vorremmo fare è, ci chiediamo per quale motivo viene messo il GECT. Il GECT è per codice civile un'associazione di enti costituita nel 2010. Il GECT dovrebbe far parte del GAP dal nostro punto di vista, ma vediamo cosa risponderete. Noi crediamo che sia da considerarsi un ente partecipato, nel senso dell'articolo 11 quinquest della legge 118/2011, in quanto disponiamo di una quota superiore al 20%. Anzi, è giusto precisare che abbiamo una quota del 50%. Il comune per assestamento operativo dell'ente ci risulta versi annualmente 80.000 euro. Chiediamo la vostra conferma. Osservazione numero 3, crediamo che anche la Fondazione Coronini debba rientrare nel GAP per motivi statutari dello stesso ente. La Fondazione è ente di diritto privato, vigilato dalla Regione e dalla quale riceve contributi rilevanti e dove il sindaco pro tempore è il presidente. Il curatorio è composto da 5 persone che pro tempore ricoprono cariche pubbliche. A tutta la cittadinanza goriziana, contemporanea e futura, è affidato l'avvenire della fondazione, la sua durata e la sua indipendenza, la poesia del suo palco e il suo sviluppo come centro culturale goriziano. Queste sono le parole di Guglielmo Corolini, che sono poi richiamate nello statuto della fondazione stessa. La città di Gorizia è quindi al comune e affidata alla fondazione e il suo patrimonio. Basterebbero questi semplici richiami statutari per annoverare la fondazione tra gli enti controllati nel senso dell'articolo 11 quater del DLGS 118/2011. Un'altra osservazione, il GAL Carso, per tramite UTI, crediamo che la GAL Carso sia da considerarsi una partecipazione cosiddetta indiretta e cascata. Sempre lo stesso articolo di cui citavo poc'anzi, stabilisce infatti che dovrebbe essere ricompresa nel GAP anche le società partecipate indirettamente. Questa partecipazione è evidente e tenuto presente che il presidente dell'UTI è sindaco pro tempore di Gorizia. Gal Carso, che è un'agenzia di sviluppo economico e sociale del territorio in Italia di Carso e Istria, fa parte per una quota del 10,34%, insieme a altri comuni.
l'osservazione numero 6, a pagina 2-3 la relazione dell'articolo 197 quater, comma 2, che dice testualmente: l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, gli obiettivi gestionali a cui deve tenere la società partecipata, secondo i parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informatico finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il successivo comma 3 dice: sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Ora sfidiamo chiunque a trovare gli obiettivi strategici, operativi e gestionali assegnati alle società partecipate o strumentali nel DUP, come prevederebbe lo stesso articolo che dicevo prima, e tanto meno sistemi informativi finalizzati a rilevare situazioni finanziarie e gestionali, leggi S7MP, sistema misurazione e valutazione delle performance. Insomma, il bilancio consolidato sarà formalmente giusto, ma mancano di trasparenza e oggettività nell'assegnare indirizzi e nel controllo di gestione. L'osservazione numero 7 che facciamo, l'articolo 20 del DLGS 175/2016 prevede che l'ente locale effettui annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo della società, in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo un piano di assetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nel caso in cui ricorrono i presupposti stabiliti nel comma 2 dell'articolo 20. Ora termino un attimo, ho due osservazioni molto brevi. Numero 8, sarebbe stato utile acquisire anche questionario della Corte dei Conti previsto dalla delibera 18 SEAZAUT 2019 EFRES. Sì, scusi, esatto, no, infatti è così, no, ma è un acronimo, non è, è un acronimo. Oggi sto arrivando, ovvero linee guida per la relazione del previsore sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018. L'ultima osservazione, nonostante la spiegazione di politici, anche in commissioni, a nostro parere la società di liquidazione di SpA dovrebbe essere per legge nel bilancio consolidato, quindi secondo me dovrebbe essere facendo parte di questo. Io ho terminato, spero di non essere stato troppo prolisso. Ringrazio. Grazie, prego, consigliere Zotti. Allora, partecipate. Cosa vuol dire? Partecipate e partecipazione. Io sono da anni in questo comune e certamente io non posso essere un saggio in tutti i settori, ma in qualcosa ci capisco. Sta di fatto che però queste partecipate hanno i loro manager, i loro tecnici e ascoltano poco i consiglieri comunali, che dal mio punto di vista invece spesso e volentieri il consigliere comunale che vive in questa città, mentre magari certi manager vengono da altri paesi o anche da altri stati, e certamente hanno una preparazione, ma chi vive sul territorio conosce i problemi del territorio, perché noi siamo a contatto con la gente. E anche in parecchi casi, anche ieri, caro sindaco, lei ha nominato i consiglieri di quartiere, ma questi consiglieri di quartiere, e posso fare gli esempi di Asec, io, Roldo, molte volte non sono nemmeno informati di quello che succede nel proprio quartiere. Questa è una mancanza grave, secondo me, caro sindaco. Come è una mancanza grave anche che, visto che siamo soci di tantissime aziende, o comunque, non venga presa in considerazione le dichiarazioni o comunque i consigli che vengono dati
a queste aziende. Anche perché, caro Assessore Obizzi, proprio ieri lei ha dichiarato che se ci sono problemi noi ci possiamo recare in queste aziende. Ma io più volte mi sono recato a Irisacqua per dei chiarimenti e ti posso garantire che non ho ricevuto nemmeno, non una risposta perché sarebbe un sogno, ma forse neanche un'accoglienza. E ti invito domani andare tu, magari alla PT, e chiedere qualcosa e vedere cosa ti rispondono. Lo sai benissimo che ci sono dei portoni con le telecamere e con dei presidenti che magari fanno quello che fanno. Allora, caro sindaco, mi domando, se queste partecipate sono nostre o no? Allora mi domando che bisognerà cambiare il sistema di approccio con queste partecipate. Le farmacie, ci metto una pietra sopra, perché io sono anni e anni che combatto per poter, ma non chiedere una briciola, perché 200.000 euro, chiedere 2.000 euro è una briciola. Purtroppo le briciole le mangiano gli uccelli. Allora, quando poi leggo un po' le carte, io purtroppo, torno a ripetere, non è che sono un perito, un scienziato, però se prendiamo Irisacqua, così a caso, Irisacqua che ha 50% di perdita dell'acqua, cioè cosa vuol dire? Che ogni 100 litri che vengono buttati fuori e pagati, 50 se ne vanno. Se ne vanno dove? Su, nel territorio. Giustamente qualcuno dice sì, boh, ma dopo torna giù, lo tiriamo su e avanti così. Però insomma non è proprio così. E voglio portare un esempio, caro sindaco. Ciotta, mi fai ombra? Scusa, mi fai ombra? Ah, mi sente il sindaco? Bene. Voglio portare un esempio. Lei so che non era mai a Roma. Cioè, no, nel senso, come il nostro fortunato Petarini, che si può abbeverare a ogni stradina, a ogni piazza, che c'è una fontanella. Purtroppo Gorizia nemmeno quello, e questa è una cosa gravissima, perché la civiltà ce l'hanno insegnata i romani, bagni, i famosi Vespasiani, e acqua non devono mancare mai. Roma ladrona, difatti Zotti non perdona. Tornando a noi, caro sindaco, lei fu famoso per la chiusura dell'acqua nella parte di Via Giustiniani, fuori dalla galleria. Perché c'erano gli afghani, c'era un problema di igiene, c'era un problema che poi se gli chiudi l'acqua il problema di igiene aumenta, ma comunque lasciamo perdere. Giustamente l'acqua si ghiacciava. Però quello che io voglio denunciare è che non è ammissibile che davanti l'INPS, naturalmente loro che sudano tanto sul lavoro, hanno bisogno della fontanella e quella fontanella è finta. Mi sembra di essere quando si va in un set dei film, sai che sono immobili disegnati, danno l'illusione ottica, e lì sono stati spesi dei soldi nostri. L'altra poi, dalla parte del prefetto, naturalmente lì ti lavi anche i piedi, perché lì bevi l'acqua e ti lavi anche, d'estate va anche bene perché i piedi puzzano. Adesso ma è sempre sul bilancio consolidato? Certo, sul bilancio consolidato, perché i nostri soldi dove vanno? Vanno nell'acqua. No, ecco. Capivo. Quindi nel bilancio io denuncio tutte le cose che secondo me, dal mio punto di vista, bisogna migliorare. Perché i soldi ci sono e vanno messi lì. Quindi tagliamo la testa al toro, non parliamo più di acqua. Parliamo dell'aeroporto. Io purtroppo lavoro e l'altro giorno avete fatto, un incontro con i nuovi manager, e io purtroppo non potevo presidiare perché giustamente l'autobus non corre da solo, non sono ancora arrivati a computerizzare un binario per riuscire a evitare gli ostacoli, a caricare la gente e soprattutto a parlare con gli anziani, perché il nostro lavoro purtroppo è anche quello dei dottori, che ormai gli anziani vanno là per sentirsi dire qualcosa. Quindi, morale della favola, è questo aeroporto, caro sindaco, io non ho condiviso le sue scelte, ma le sue scelte non sono state nemmeno condivise dai capigruppo di maggioranza, perché lei spesso e volentieri il sindaco decide, ed è giusto, l'abbiamo votato per fare il sindaco, però magari una consulenza così, anche per dire abbiamo sbagliato, invece così sbaglierà da solo, e quindi sentirsi da soli non è tanto bello. Allora io mi auguro che questo aeroporto decolli, ma da quello che capisco, quel poco che capisco,
quell'aeroporto è veramente messo male. Anche perché l'altro giorno al telegiornale Rai 3, quindi una nostra, peccato che non c'è Collini perché un servizio magari poteva essere utile, in provincia di Udine hanno aperto un aeroporto con una pista nuova asfaltata, con la torre di controllo, con il bagno, con tutto quello che serve per poter civilizzare un aeroporto. Non ci sono i fondi, va bene, non ci sono i fondi. Camera di Commercio, Regione, Jack, sto Jack, non ha mai, cioè, sono quegli aerei che non hanno il carosene per partire, non so io. Siamo 10 anni che parliamo del Jack, abbiamo messo soldi, perché comunque abbiamo messo soldi, ma io non ho visto ancora una cosa. C'era in progetto la pista ciclabile, così qua, e anche lì, io che sono il podestà di Piazzuzza e di Montesanto, non mi vedo nemmeno coinvolto nel dire, guarda, che la pista ciclabile passa per via Montesanto, passa per via degli Scogli, probabilmente faremo un ponte sospeso, perché la Zanella ha avuto fortuna di riuscire a fare il giro, perché lei si mantiene in linea, io no, a fare il giro turistico, e si è resa conto anche lei che non è possibile fare una pista ciclabile dove una strada di 3 metri, quanto è larga? 3 metri? Ecco, quindi anche lì, ma torno a ripetere, sono soldi dell'Europa e chi se ne frega, d'accordo, qualcuno pensa anche così, purtroppo signori, i soldi che noi mandiamo in Europa, 10 milioni tornano 5, quindi l'Europa è un buco a cielo aperto. E io volevo aggiungere altre cosette sul discorso della SDAG, per esempio, caro Bizzi. La SDAG, io sono convinto che sta lavorando bene, ho fiducia nella SDAG. I tempi sono cambiati, giustamente, e c'è tanta carne sul fuoco, tanta carne sul fuoco. Io ho anche un bel progetto, che naturalmente spero di portare avanti, non so se vi ho spiegato già, ma di fare una pista in un'area abbandonata della SDAG per la guida sicura, che sarebbe una cosa sacrosanta, perché noi abbiamo i vigili urbani, e i pompieri, la polizia, tutti che si guidano la macchina, ma non so se sanno guidarla mentre fanno un inseguimento. Ecco, quindi lì sarebbe l'ideale per costruire questa... cercherò i fondi da qualche altra parte, perché magari prima avevo la speranza con Salvini, magari che mi butti giù un qualche diamante che è avanzato da qualche parte, adesso sono arrivati i rubli, magari forse i rubli sul mercato funzionano, non lo so, adesso staremo a vedere. Poi, APT, ho già detto prima, io purtroppo sono dipendente finché mi tengono, però anche lì, caro sindaco, adesso che siamo padroni, potremmo mettere un qualcosa anche noi di nostro. Cioè, io, sindaco, più volte mi sono lamentato di questo servizio, ma non del personale, che anche lì qualcuno sarebbe meglio magari, perché ognuno ha il suo mestiere, no? Ecco, quando si ha a che fare con il pubblico, la gentilezza, la cortesia e la pazienza sono indispensabili. Grazie a Dio qualcuno non ce l'ha. Però noi vogliamo sviluppare il commercio, vogliamo sviluppare il turismo, vogliamo fare un salto di qualità a questa città, sindaco. Bene, bisogna mettersi a un tavolo e cominciare a capire dove devono passare gli autobus. O meglio ancora... Ma da concludere, consigliere. Sì, o meglio ancora, è assurdo che un autobus passi in una via e non ci sia una fermata. E la coscienza ce l'abbiamo su quei panini di plastica che le vendevano in via Trieste, no, che non faccio i nomi, hanno fallito l'unico McDonald's al mondo, penso, nemmeno, forse anche in Africa, che miseria nera e tutti scappano, vengono qua, siamo riusciti a far fallire una roba impossibile perché l'autobus ci passava davanti e i nostri giovani non potevano scendere. Come primo intervento mi fermo. Grazie consigliere, prego consigliere Gaggioli. No, solo per chiedere, per mero scrupolo, per sapere poi come voterò, se nel bilancio consolidato viene riportata la spesa del Comune per quanto riguarda il rifacimento del caffè teatro su indicazione del gestore e quindi su progettualità del gestore con i soldi del Comune. Vorrei sapere se nel consolidato ci sono questi soldi e se ci sono anche gli ulteriori esborsi fatti dal Comune, mi pare anche recentemente per 4-5 mila euro, per ulteriori lavori al caffè teatro, se sono riportati nel consolidato. Grazie. Grazie, bene, se non ci sono altri primi interventi,
passo le risposte dell'assessore, prego. Sì. Cerco di incastrare il microfono, non ce la faccio. No, tanto una mano mi aiuto. Allora, per quanto riguarda le domande che sono state fatte, allora, nel GAP rientrano le società enti controllate e partecipate, società controllate e partecipate. Ci sono dei criteri di esclusione, del motivo per il quale poi c'è un margine di discrezionalità per scegliere quali società inserire oppure no. In questo senso la scelta della Giunta è stata quella che di inserire il consorzio del polo universitario, perché avendo noi una quota del 90%, quindi avendo un controllo pressoché totale, abbiamo ritenuto di aderire a quelle che sono indicazioni delle società in house e queste società che sono completamente e totalmente controllate, vanno comunque a prescindere dai criteri. Quindi la motivazione di far inserire all'interno di questo perimetro di consolidamento il consorzio universitario è questa. Conseguentemente la scelta di far entrare anche l'aeroporto Medio Duca d'Aosta non c'è stata, perché secondo noi non soddisfaceva questi requisiti, quindi in questo momento non c'è. Ciò non toglie che magari il prossimo anno, visto appunto che quello che è successo nel 2019, visto appunto quello che poi potrebbe succedere, che facendo le corna magari le cose possono migliorare, in quel caso chiaramente potrebbe essere fatta una valutazione diversa e far entrare. Per inciso, anche l'impatto economico dell'aeroporto è talmente modesto che non va certamente a influire, a intaccare quello che è la visione d'insieme. Per quanto riguarda il consolidato, è vero che non è possibile fare un confronto tra quello dell'anno scorso e questo, ma e quello di quest'anno, ma questo non perché c'è una scelta della Giunta di cambiare le carte in tavola o di modificare i presupposti. Uno, c'è una questione proprio di legge, che mentre l'anno scorso lo sbarramento era il 10%, quest'anno il 3%, ma a parte questo, la situazione delle società partecipate e controllate del Comune di Gorizia è fluida. Da un anno all'altro possono cambiare le quote di partecipazione e quindi cambia anche quello sul criterio proporzionale, oppure ci possono essere dismissioni o nuove partecipazioni. E in questo caso da un anno all'altro è già cambiato, la stessa quota ad esempio di partecipazione di APT è cambiata e quindi già questo avrebbe fatto modificare i presupposti rispetto all'anno precedente. E quindi già fare una fotografia, a prescindere poi da Medio Duca d'Aosta oppure dal consorzio universitario, non avrebbe comunque impedito un raffronto proprio perfetto e preciso tra un anno e l'altro. Quello che però emerge è che in questo periodo di consolidamento la situazione di reddituale, quindi di utili di tutte queste società è assolutamente positiva, ripeto, quindi dà sicuramente il quadro di una situazione che comunque è positiva per quanto riguarda il nostro perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda le altre domande, allora per quanto riguarda la Fondazione Merletti, io in questo momento non ho il bilancio sotto gli occhi, quindi non so dirle esattamente qual è la quota di ricavi che la Fondazione Merletti fa dal negozio, quanto fa dai corsi, quanto fa dai contributi della Regione. Quello eventualmente possiamo recuperare il bilancio della Fondazione Merletti e poi possiamo vedere quali sono le singole voci. Io mi ricordo che era venuto il Presidente della Fondazione, l'Avvocato Del Torre, in commissione a spiegarcelo. Io francamente è passato un anno e non mi ricordo esattamente queste voci. Comunque i dati ce l'aveva dato. Comunque in questo caso potremmo andare a verificare quali sono le voci e magari potrò darle più avanti anche la risposta cercando di recuperare questo dato. Per quanto riguarda la domanda di Machitella, abbiamo sempre scoperto la fonte, sappiamo che forse l'interrogazione è stata fatta da mano straniera e quindi sappiamo che c'è qualcos'altro. No. Prossima volta magari anche la lettura della sottoscrizione, così scopriamo chi è l'artefice dietro queste domande. E battute a parte, allora noi abbiamo inserito all'interno del GAP quelli che sono gli enti e le società controllate e partecipate come prevede la legge, cioè il decreto legislativo 118. 2011, articoli, sotto memoria, 11 ter, 11 quater, 11 quinquis, il quale dice quali sono le sostanze controllate che rientrano nel GAP. Noi in base a questi criteri di contabilità abbiamo individuato quelle che secondo noi sono quelle, chiaramente nessuno dice che non ci possono essere degli errori, ma questa è una valutazione che è stata fatta, e quindi in base a quello noi abbiamo redatto quello che è il nostro GAP. E all'interno del GAP abbiamo poi individuato il perimetro di consolidamento. Zotti, non ho capito se c'erano delle domande poi in tutti questi passaggi, da un lato un po' di folklore e col folklore vi rispondo, vabbè insomma ci vediamo a gusti di frontiera, ci beviamo un bicchiere nella fontanella che fermo a mettere dei risacqua apposta per quello. E l'ultima cosa di domanda del consigliere Gaggioli è per quanto riguarda i lavori del caffè teatro, qui rientra il bilancio consuntivo del comune 2018.
Quindi in quel senso quello che c'è all'interno del bilancio consiliare 2018 viene di fatto riportato e quindi rispecchia quello. Poi altro dire per la voce, ecco. Bene, grazie assessore, passiamo ai secondi interventi, non essendoci secondi, prego, no, prego consigliere Macchitelli. Sì, no, guarda, assessore Buzzi, io ho passato diverse ore a casa a cercare di capire come funziona il consolidato e chiaramente da solo non ce la faccio, quindi chiedo sempre consulto a chi ne sa più di me. È chiaro che non è tutta fede nel mio sacco quello che ho scritto, io ho scritto una piccola parte, poi c'è chi mi ha aiutato e l'abbiamo un po' abbellito e ingrassato di queste notizie, però non ho avuto comunque da questa mia, diciamo, questo mio intervento, non ho ben capito la risposta, nel senso sono osservazioni che abbiamo fatto per capire se altri enti partecipate o altre società a cui il comune ha un collegamento non siano comprese nel gruppo di amministrazione pubblica. Mi sembra che sia una domanda abbastanza semplice, però non ho ricevuto una risposta dettagliata, magari ci vedremo magari in seduta, magari anche in quattro se vogliamo, indifferente. Tra l'altro, l'altro discorso è la zappa che mi prendeva in giro perché non riuscivo a pronunciare 18 Sesaut, ma è scritto qui in grande, vede? Ecco, io mi sono, mi guardi, se lei sulla non è scritto qua, vai, io sono scritto qua, quindi a casa mi sono esercitato parecchio perché mi capivo già solo, poi a leggere questa ho provato 10 volte e non ci sono mai riuscito, quindi mi dispiace se ho mai pronunciato, e comunque ai miei colleghi consiglieri io magari girerò anche a voi questa mail, perché questo link che riguarda appunto la gestione del bilancio consolidato, e magari la prossima volta faremo anche con altre persone, farò la mia relazione per capire se è possibile fare qualcosa di meglio o di più. L'altra domanda che ho fatto era anche il discorso sul DUP. Il DUP ogni anno battiamo i pugni perché diciamo che lo facciamo in maniera... lo presentate tardivamente e in maniera strana, perché andrebbe presentato prima il DUP, presentato molto prima, non assieme al bilancio di previsione. Noi abbiamo anche più volte espresso il nostro parere insieme anche a Gaggioli, mi sembra che aveva detto che il DUP non può essere presentato in maniera così, in quella maniera. Lo si legge e molti altri comuni lo fanno in maniera corretta, anche molti enti lo fanno in modo corretto, quindi non capiamo perché noi non siamo, il comune di Vita non riesce a farlo in maniera corretta, tutto qua. Speriamo la prossima volta una risposta più coerente, insomma. Grazie. Grazie, prego consigliere Zotti. Sì, io avevo accennato anche qualcosa al sindaco, che naturalmente è impegnatissimo, non ha avuto tempo di rispondermi, ma comunque casomai mi farà un fax. Bene, non c'è problema. Anche assessore, giustamente lei dice che sì, certe domande non sono tecniche, ma i soldi sono soldi. E quindi secondo me in un bilancio dove abbiamo delle belle entrate, faccio l'esempio farmacie e compagnia bella, dedicare un po' di soldi magari alle persone anziane, alle persone che hanno bisogno, dovrebbe essere sacrosanto. Lei dice giustamente che io faccio folklore. E il folklore paga, Vizi, perché se tu vuoi vedere la classifica dei voti io sono in pole position, sempre quella, grazie. Tornando a noi, guardavo a pagina 13, cose tecniche, allora qua vediamo analisi dello stato patrimoniale consolidato, quindi sono soldi che comunque consolidiamo e che entrano, abbiamo i 206.000 delle farmacie del 2017 che prima appunto abbiamo parlato, che vanno nel famoso calderone misto mare che non si capisce mai dove e come, poi abbiamo un bel 998.847 per l'incremento delle riserve da dividendo 2017 e dividendo straordinario 2018 distribuiti da APT, cioè questi sono solo esclusivamente adesso o ci sarà anche un futuro
di questo incremento. Poi sono 11.288 per la differenza di consolidamento. Sì, cioè questa tabellina qua io non la so studiata bene, ma non è chiara. Io spero che ci siano sempre queste entrate qua nel comune di Gorizia. E parlando di acqua, e qua coinvolgerei anche l'amico Cosma, perché se gli dico compagno si arrabbia, se gli dico camerata magari... Boh, vabbè, quindi camerata Cosma a spiegare una volta per tutte ai goriziani. Io, pagina 14, assessore, quando leggo sul discorso componenti negativi della gestione, allora, qua si parla prestazioni di servizio per un totale di 2.175.290 euro, di cui 2.067.000 e compagnia bella sono relativi al servizio raccolta rifiuti, ISA, e euro 87.196 per i consumi di acqua addebitati da Iris Acqua. Se mi domando, cioè, ci addebitano l'acqua a noi? Boh, potrebbe essere. Poi, trasferimenti correnti, 424.000 euro, di cui 154.000 nei confronti di Iris Acqua per il trasferimento di contributo rifornimento idrico, euro 270.000, quota associativa del consorzio di sviluppo universitario. Boh, quello no. Cioè, questi giochi dell'acqua non capisco, anche perché io ricordo che lo Stato italiano, esattamente a Roma, la famosa Roma ladrona, contribuiva allo Stato jugoslavo dei milioni per avere dell'acqua per Gorizia, che noi giustamente era gratis perché ce la pagava Roma, come ci dovrebbe pagare la sanità. E quindi io ancora oggi sono andato più volte a Iris Acqua a capire se quest'acqua viene ancora data o dobbiamo pagarla o non la paga Roma o la paga Gorizia, ma sta di fatto che ancora non ho le acque chiare. Ecco, quindi il mio dubbio fino alla morte sarà quello che abbiamo perso questo contributo, come abbiamo perso la zona franca e come abbiamo perso tante cose a Gorizia. Quindi non faccio l'elenco delle cose che abbiamo perso, perché sono più le cose che abbiamo perso come quelle che abbiamo trovato. Io spero solo una cosa, caro sindaco, che non perdiamo l'aeroporto, perché sarebbe veramente un suicidio. E spero che questo nuovo CDA abbia le idee chiare e che faccia volare veramente questo aeroporto, nel senso che diventi un aeroporto come Dio comanda. Io ci credo in questo futuro. Andava benissimo prima. Prima andava benissimo perché il mio amico ha portato a casa tutto quello che poteva, caro Stasi. Comunque, se tu se hai le idee magari diverse dalle mie, ti puoi dichiarare, prendi la parola anche te, visto che ti guadagni 100 euro anche tu oggi. Quindi, concludendo, io spero che questi sogni si realizzano e che magari col tempo diano i loro frutti. Però, grazie consigliere, un secondo solo, vado a concludere, però sono ancora 5 minuti dopo, grazie. Grazie, prego consigliere Zanella. Sì, per ritornare sull'argomento di prima, assessore, va bene, se quindi le chiedo proprio di recuperare, perché io ho guardato sul, ecco, avrei piacere, anche perché guardando sul sito vedo che bilancio 2018 sono state assunte 9 maestre merletai, cioè si comincia a fare qualche cifra, ma devo metterle tutte insieme, 90.000 euro di spese per dal 15 ottobre fino al 30 giugno sono state prese per i corsi, e poi ci sono le spese di trasferte, poi c'è l'affitto, eccetera, ci sono parecchie voci che devono essere al momento, vorrei, sì, avrei piacere di capire qualcosa di più. E anche se nel bilancio il Presidente dice chiaramente non abbiamo la pretesa di generare utili, però vediamo di vedere. Grazie. Grazie consigliera, prego consigliere Portelli. Ascoltando l'intervento del gruppo consigliare dei 5 Stelle è stata portata un elemento, io mi ero dimenticato del CISI, in effetti i CISI è un consorzio
noi siamo soci, ha delle intersecazioni importanti per quanto riguarda i trasferimenti tra noi e loro e noi, gli utili della PT che una volta andavano a loro, adesso passano tramite il bilancio del comune, poi meriterebbe in effetti considerarli nel perimetro. Non l'avevo notato. La Coronini non credo, non è una partecipata. Facendo il confronto con l'anno scorso, quello che si può, però, quali sono le grandi evidenze di perimetro, appunto, oltre a quella dell'aeroporto che dicevo prima, che quest'anno non viene messo, non c'era neanche l'anno scorso, però quest'anno viene messo il consorzio universitario per decisione della giunta, l'anno scorso non c'era, quindi comunque la giunta decide il perimetro, abbiamo detto. La differenza è l'APT, che l'anno scorso non c'era, non mi ricordo qual era stato il ragionamento, forse perché stavamo facendo le operazioni. Ancora l'avevamo ricevuto, ok, perfetto. E il confronto invece che faccio su Isontina Ambiente non riesco a farlo con l'anno scorso per quanto riguarda debiti e crediti. C'è una bella tabella, pagina 13 dell'allegato nota integrativa, cioè è quello che la dirigente scrive per rendere e tradurre ai consiglieri la delibera, che è molto tecnica. Isontina Ambiente nel 2018 ha crediti verso il comune per 586.000, mentre il comune ha debiti verso Isambiente per 501, quindi c'è uno sbilancio di 85.000 che non viene descritto. Allora, si potrebbe ad esempio fare un paragone con quello dell'anno precedente, ma nell'anno precedente ho visto non c'era. Allora, come vedete, queste delibere già sono molto tecniche, già i perimetri cambiano, ma purtroppo non si riescono a fare neanche paragoni per le società che già c'erano nell'anno prima e non c'è l'evidenza dello sbilancio nel 2017 per Isambiente dare e avere rispetto al comune. Poi si dice che si è proceduta all'elisione delle posizioni tra comune e società e all'adeguamento delle scritture per la rettifica di competenza. Chiaro. Però sarebbe carino capire questo sbilancio a cosa era dovuto. Cioè, noi dobbiamo tirare su con la tariffa i soldi, perché la tariffa è del comune. Chi esige dal cittadino i soldi raccoglie, poi fa il totale sul 2018 e qui scrive la delibera, l'allegato, che Isambiente sul comune di Gorizia ha un credito di 586.000 e però nel debiti comune verso società 501.000, cioè io vorrei capire questi 85.000 di differenza cosa sono, e vorrei capire anche come poi avete fatto la rettifica delle scritture, visto che il bilancio consolidato serve anche a questo. Questo naturalmente lo possiamo osservare solo dopo un'attenta analisi delle carte. Allora, la mia proposta sarebbe, chiudo il secondo intervento anche su questo argomento, di non aspettare settembre prossimo, ma man mano che arrivano i rendiconti delle società partecipate, dopo che noi abbiamo approvato il nostro bilancio consolidato, fare una riunione preventiva in commissione dove il Consiglio Comunale prende atto del perimetro che è deciso dalla Giunta a luglio. Cominciamo a vedere le carte e cominciamo a fare i confronti, perché sennò la funzione di controllo del Consiglio Comunale non viene esercitata. Grazie consigliere.
non ci sono altri secondi interventi, chiudo la discussione e passo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Machitella. Il nostro voto sarà contrario per questo, per motivi che ho elencato prima e per fatto che non c'è, non mi è stata data una risposta coerente a, a quanto ho esposto. Grazie. Grazie, consigliere Cosma. A parte il fatto che il gruppo di Fratelli d'Italia è in maggioranza e voterà favorevolmente, però sì, qua c'è confusione un po' in aula, presidente. Richiama all'ordine. Te lo sto dicendo con molta calma. Però io ho notato che diversi consiglieri hanno fatto degli interventi abbastanza interessanti e che sono andati a fondo sulla questione che stiamo discutendo. Però mi viene in mente una cosa, forse i consiglieri, alcuni, non hanno ancora compreso l'importanza delle commissioni. Quanto Machitella e Zotti e la collega hanno sollevato, dovevano essere sviscerati in commissione. Dobbiamo prendere un po' l'esempio, innanzitutto partendo dal nostro regolamento, da quello che fanno alla Camera e al Senato. Le commissioni sviscerano i problemi e poi si viene in aula e si vota. Certo che una volta in aula si parlerà e si porteranno avanti dei problemi sui quali in commissione non si è trovato l'accordo, ma quanto molti di voi hanno sollevato sono problemi da commissione ed è giustamente che in commissione bisogna discuterne e sviscerarli, non venire in aula portando avanti delle problematiche interessantissime, tecniche e altro anche, ma sono problemi da commissione, il lavoro deve essere svolto in commissione, primo, e secondariamente io direi che in commissione bisognerebbe anche approvare un qualcosa che se uno o un gruppo deve far delle domande tecniche, deve presentare il tutto almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio, e così si dà tempo all'assessore, ai tecnici, a tutti quanti di preparare le risposte, altrimenti ci troviamo qua in aula al governo fatto giustamente. Hai sonno? C'è il collega Roldo che ha sonno e quindi sbadiglia. Prego? Ah, io lo faccio dormire. Vabbè, che dorma. Però basta che al momento del voto sappia dove premere il bottoncino. Quindi è interessante quanto è stato sollevato, però non gli sono state date le risposte. Allora, lavoriamo bene, o meglio, lavorate, perché io non sono in quella commissione, lavorate bene nelle commissioni e se poi volete arrivare in aula facendo l'opposizione o anche facendo la maggioranza per chiedere questioni tecniche, bisogna presentarle prima, come io ho già detto al vice sindaco per quanto riguarda il regolamento della polizia municipale, si deve portare in aula il regolamento, ma bisogna presentare una settimana prima tutte le problematiche che si vuol portare al voto, in modo che una volta in aula si arrivi a una discussione più seria e pacata, senza star qua ore e ore per raccontarci problematiche tecniche che dovevano essere portate in discussione nelle commissioni consigliari previste dal nostro regolamento. Grazie consigliere. Prego consigliere Portelli. Concordo con quanto dice il capogruppo di Fratelli d'Italia, cioè le commissioni devono poter lavorare. E, peraltro il presidente della commissione ha convocato la commissione su questo argomento, quindi in effetti in quell'occasione, in quell'ora, mezz'ora, ora e qualcosa di lavoro,
abbiamo potuto fare alcune domande, però quello che veniva segnalato nel dibattito è che proprio nella costruzione dell'iter, nella procedura con cui si arriva alla costruzione della delibera, ci sono dei passaggi importanti, come quello della definizione del perimetro, che è una decisione è una decisione che fa la Giunta e la fa a luglio. Allora il Consiglio Comunale in quel momento consigliere Cosma dovrebbe prendere il pallino in mano dopo che la Giunta ha definito il perimetro. Subito il Consiglio Comunale deve prendere il pallino in mano, convocare una propria riunione di commissione, convocare la dirigente, convocare perché no anche i presidenti delle varie partecipate se vogliono venire, ma sicuramente i revisori dei conti nostri già in quel momento lì, come attività di consulenza al Consiglio, fare la famosa riunione dove cominciamo a vedere, il consultivo del Comune è già approvato perché si fa ritardo più, ritardo meno, insomma si fa primavera tendenzialmente all'aprile, quindi a luglio avevo già tutte le informazioni. Quindi chiedo la disponibilità ai consiglieri che sono intervenuti di fare un'istanza nel momento del 2020 più opportuno al Presidente della Commissione perché convochi e faccia le audizioni. Quando poi però l'iter si conclude e arriviamo in aula, è chiaro che questa è una delibera tecnica, però a forza di continuare a dire che tutte le delibere sono tecniche, perdiamo l'occasione di avere la visione di insieme nel dare gli indirizzi, perché questa delibera qui non serve solo a fare le somme con delle tabelle decise da un allegato di una legge, perché quella è una roba che fa un foglio Excel. Nel dibattito in aula, e di nuovo do ragione a Sergio, deve venire fuori, una volta che abbiamo fatto l'iter della commissione, una volta che abbiamo visto i perimetri, bla bla bla, la famosa visione d'insieme. E conclusione della visione d'insieme, un ruolo di informazione ai cittadini, perché troppo spesso noi ci limitiamo ad approvare gli atti qui, soprattutto quelli dei bilanci, ma l'informazione esterna, a parte il comunicato stampa che l'ottimo ufficio stampa del Comune fa nei momenti determinati, no, questa informazione ai cittadini, che sono i veri fruitori di questi servizi, cioè vuol dire, noi qua stiamo approvando, nella famosa visione d'insieme del Comune, ad esempio il rendiconto dei rifiuti, no? Noi lo approviamo come tariffa prima del bilancio di previsione, ma adesso questo è il rendiconto dentro lo scatolotto dei servizi del Comune. Allora potrebbe essere interessante anche vedere cosa ne pensano i cittadini, come è andato questa attività del 2018 di Isambiente, ad esempio, almeno per i cittadini di Gorizia che ci hanno votato per essere qua a controllare, no? Bene, quindi in tutto questo, in questa delibera, quindi mancano dei pezzi. Per questo motivo io mi asterrò, cioè non darò un voto a favore, non darò un voto contro, sarà un voto di astensione. Astensione costruttiva per lavorare meglio il prossimo anno nel momento in cui ci avviciniamo a farlo. Chiudo dicendo che per l'assessore Bizzi è il primo bilancio consolidato, perché di nuovo mi tocca dire che tutto il ruolo del Consiglio, tutte le cose dei 10 anni di Romoli più un pezzo di Berna le ha fatto un altro assessore che sta a Roma, e il ruolo del Consiglio prima non era molto valorizzato, posso dirlo. In questo mandato secondo me stiamo lavorando un po' meglio, anche grazie al fatto che l'assessore ascolta, l'assessore Abiti ascolta il Consiglio su questo, quindi è un'astensione critica. Grazie consigliere, prego consigliere Zotti. Non volevo intervenire, ma qualcuno mi ha dato lo spunto. Allora, cari colleghi, giustamente
secondo me, per snellire i lavori dell'Aula nel Consiglio Comunale, le commissioni, e beh, quando mancherò io vi accorgerete, le commissioni sono sacrosante. Però sono due problemini. Il primo, io sono presidente della commissione e ho paura di convocare perché non vorrei andare in galera, perché qua avete fatto del terrorismo su quanto riguarda la commissione, perché se questa commissione viene fatta e dà un valore per il prossimo consiglio comunale è regolare. Sta di fatto, ragazzi, che certe commissioni non le hanno pagate, non so se vi ricordate, ve lo ricordo io. Perché? Perché qualcuno, i grandi saggi, hanno ritenuto che eravamo fuori tema, come sono sempre come io. Adesso, come adesso, è quello di fare dichiarazione sul punto. Ecco, in dichiarazione di voto, caro Presidente, tu ne sai qualcosa, perché mi sembra che lei, Presidente, abbia fatto una ventina di commissioni sul regolamento della Polizia Urbana. 22 mi pare. Ecco, e sono 2.200 euro, che non sono pochi. E chiedo al Sindaco di prendere una decisione anche sul discorso del prezzo delle commissioni. Le ripeto, dichiarazione di voto sulla delibera. Dichiarazione di voto, chiedo che venga fatta una riunione per capire quanto si paga anche la commissione. Bene, concludendo, io e il mio gruppo, io ho 1 minuto e 25, ho ancora 3 minuti. Sì, ma attinente l'argomento. Dichiarazione di voto, io mi aspetto da parte del Sindaco e della Giunta tutta di avere più contatti con i colleghi di maggioranza, soprattutto con quelli che hanno la responsabilità di alcuni quartieri, perché sono quelli che hanno il contatto con la gente. Quindi invito più volte il sindaco a aggiornare tutti gli appuntamenti importanti su quanto riguarda il territorio dei consiglieri di quartiere. E su questo bilancio, visto che comunque le farmacie hanno fatto un utile, l'aeroporto vedremo, e comunque qualcuno poi sicuramente ci darà un voto su quello che stiamo facendo. Io e il mio gruppo voteremo a favore e recupero 2 minuti. Grazie. Per andare della partita di Napoli. Grazie consigliere, prego consigliere Gaggioli. Sì, niente, solo per dichiarare che personalmente io voterò contro, associandomi anche a quanto detto il consigliere Machitella, perché questo bilancio consolidato è figlio del bilancio preventivo che è stato approvato assieme al DUP, e quindi non è stato dato modo ai consiglieri comunali di poter valutare sulla base del documento programmatico le spese che poi venivano fatte. Noi andiamo a votare continuiamo a votare congiuntamente DUP e bilancio, nonostante la legge dica tutt'altro, mi pare talmente chiara la legge che non lascia adito a dubbi. E in più voterò contro, perché sono convinto comunque che il rifacimento, nonostante abbia ricevuto, e ringrazio di ciò, la risposta dall'assessore competente per quanto riguarda il rifacimento del caffè teatro, quella per me delibera, non dico, attenzione, non dico che è illecita, ma è illegittima, perché ritengo che sia stata praticamente il comune di Gorizia abbia svolto le funzioni di una banca invece rispetto a quello che era previsto nel bando. Quindi per questi due motivi, e per non assumermi responsabilità che poi se qualcuno dovesse ritrovare in questa delibera, io voterò contrario. Grazie consigliere, prego consigliere Malak. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, ovviamente il collega che è nella commissione ha già spiegato quale sarà il voto del movimento. Il mio intervento deve essere sull'importanza delle commissioni. Come dice il collega capogruppo dei Fratelli d'Italia, i passaggi in commissione sono importantissimi. Però anche, infatti, devo rendergli merito del fatto che la sua commissione, quella che, seppur con sedute un po', secondo me, allungate e un po' troppo frequenti, anche perché ci siamo persi un po' delle giornate a parlare di Burkan, di Bab, che poco c'entravano molto poco, scusate, però le commissioni per poter funzionare debbono essere in grado di avere il materiale per tempo, perché in tutte le commissioni sta succedendo questo. Io ho avuto
le lamentele del mio collega. Questa commissione che ha trattato il bilancio consultivo si è unita due volte, una volta mezz'ora e una volta tre quarti d'ora. Io voglio capire cosa si riesce a fare, se davvero non si vuole oberare l'aula del lavoro totale, voglio capire cosa si riesce a fare in un'ora o un quarto su problematiche grosse come il bilancio. Ma il dramma non è solamente questo. Il dramma più grosso è che non si può giudicare un qualcosa quando ti arrivano le carte immediatamente prima della commissione. Allora, o ci considerate tutti quanti dei geni, e quindi invece di stare qua potremmo stare, che ne so, alla NASA, oppure ci dovreste tenere il materiale 5 giorni prima. Come voi chiedete 5 giorni prima che noi presentiamo le osservazioni, voi prima della commissione ci mandate, specie commissione di bilancio, commissioni importanti, ci fate la premura di mandarci il materiale per mail 5 giorni prima. Allora sì che ci potete fare delle accuse e dirci che non abbiamo parlato in commissione, che non abbiamo fatto gli interventi, che non abbiamo detto nulla precedentemente ed approcciamo confusione in consiglio. Quindi la procedura deve essere questa, altrimenti le commissioni non serve neanche convocarle, tanto vale arrivare direttamente in aula. E un'altra cosa, senza voler accusare nessuno e niente, c'è una necessità, secondo me, di cambiare passo. Nella vita ogni tanto bisogna cambiare passo, anche nell'amministrazione pubblica, io faccio parte dell'amministrazione pubblica, bisogna cambiare passo. Questa amministrazione di questo comune deve effettivamente darsi una mossa. Non si può arrivare sempre con il bilancio a marzo. La legge dice che si deve farlo entro il 31 dicembre, poi si può prorogare, certo. Non è che però la proroga deve essere un qualcosa di sistematico. La proroga può essere un anno, che perché è arrivato qualcosa dell'ultimo momento, non erano pronti, cioè i bilanci dei vari assessorati, può essere un anno, può essere due, non può essere la norma che a Gorizia si vota a marzo il bilancio preventivo, perché si perdono 3 mesi di programmazione e poi ovviamente tutto va a ruota, tutto slitta e tutto poi ci troviamo sempre che a rincorrere. Ma non vedo la volontà in questa amministrazione nemmeno di rincorrere, cioè va bene questo ritmo blando, della serie va bene così, perché anche se le difficoltà ci sono e sappiamo che amministrare non è una cosa semplice, però bisogna anche vedere che c'è un intento di voler migliorare, già questa volta fa apprezzare, non bisogna per forza aspettarsi sempre il massimo, però vedere che l'impegno c'è, che la volontà di migliorare c'è, che la volontà di accelerare i percorsi c'è, questo già darebbe all'opposizione una volontà di integrarsi anche meglio con i rapporti con la maggioranza e non sentirsi praticamente esclusi se ti portiamo la pizza servita all'ultimo momento, o ti va bene o te la mangi così o te la mangi lo stesso. Ecco, questo deve cambiare. Quindi, come ha già pronunciato il collega Machitella, voteremo contrari e auspicando che almeno per quest'anno il bilancio preventivo, che poi è quello importante, perché il consultivo sappiamo discende tutto da là, e quindi è quello la base e l'importante, speriamo che se non venga fatto, non si riesce a farlo entro il 31 di dicembre, quest'anno almeno per vedere che c'è l'incipit a migliorare, lo facciamo entro febbraio invece che entro marzo, a quel punto saremmo già più contenti, magari il prossimo anno a gennaio, quindi il nostro voto per ora è contrario. Grazie, prego consigliere Stasi. Sì, grazie Presidente. Solo alcune precisazioni. Innanzitutto ho seguito attentamente i vari interventi che ci sono stati, alcuni erano mirati profondamente, altri invece parlavano di tutto e di più, cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, anche perché non è il primo anno che siedo in quest'Aula. Ma questo perché? Perché durante la discussione di un bilancio consolidato avrei quantomeno sperato e capito che fossero state enunciate eventuali principi prefissati nel provvisionale, oppure quantomeno obiettivi più che dire, che si erano prefissati nel provvisionale, che fossero stati raggiunti o meno. Invece si è parlato di tutto e di più, cosa alquanto diciamo si sterile per questa serata. Rispondendo al consigliere Zotti per quanto riguarda l'aeroporto, non dimentichiamo che c'è stato uno dei colleghi più attivi un mese fa perché si votasse favorevolmente il piano finanziario presentato allora, insomma, no? E per quanto riguarda
le commissioni, è vero, servono per sviscerare quanto è pertinente alla delibera, però rimane cosa stitica se colui che partecipa alla commissione non informa i colleghi del proprio gruppo, anche perché si arriva in aula e si ricomincia da capo. Comunque, considerato il tutto, io mi sento di annunciare il voto favorevole mio e del mio gruppo su questa delibera. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Tucci. Buonasera a tutti. Ma io adesso non ripeterò le argomentazioni adotte dai colleghi, in modo particolare quelle del collega Maras, perché anch'io avrei voluto evidenziare come le due commissioni ravvicinate sul bilancio appunto siano state se non inutili quasi. Perché intanto la documentazione c'era stata mandata qualche giorno prima e poi sinceramente avrebbero potuto a quel punto risolversi in una sola commissione. Apprezzo le considerazioni del consigliere Cosma che propone un iter ancora più articolato nel quale addirittura si presentano delle osservazioni tecniche 5 giorni prima del consiglio, ma noi già le commissioni le abbiamo fatte in ritardo, ma sono tutte cose che hanno già illustrato i colleghi. No, condivido quanto è stato illustrato sia cioè in particolare dai colleghi dell'opposizione e annuncio che il voto nostro, cioè del mio gruppo e degli altri componenti della coalizione, sarà negativo. Grazie, prego consigliere Zanella. Sì, non ho niente da aggiungere a quanto ha detto la collega, però mi aggancio sia a quello che ha detto Marat sia a quello che ha adesso sottolineato la collega Tucci, dicendo che è vero, sì, si corre dietro a tutto e poi si adotta quello strumento che a me è tanto antipatico, quello dell'immediata eseguibilità, che ormai è diventata la prassi, no? Perché non si può fare altro. Volevo aggiungere solo questo, grazie. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego. No, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il punto 2, posticipato al punto 3, l'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 24 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto. Chiedo l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. La proposta è stata approvata con 25 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti. Possiamo dichiarare chiusa la seduta di oggi. Buona serata a tutti, grazie.